Buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata dedicata all'etichettatura dei prodotti alimentari organizzata dalla Camera di Commercio di Torino e dal suo laboratorio chimico. Scusate, fin da subito se ci saranno dei problemi tecnici, potrebbero esserci, sapete che queste piattaforme a volte possono creare questi inconvenienti. Io vi do soltanto alcune informazioni di tipo organizzativo in modo tale da poter partire subito con i contenuti, che è la parte più importante. Prima informazione, tutte le slide verranno inviate successivamente via mail, vi verrà inviata una comunicazione dove noi pubblicheremo poi sul sito della Camera di Commercio le slide e potrete vederli. Per la richiesta dei crediti di agronomo e tecnologo, successivamente dovete inviare un modulo compilato, dove scriverete anche l'orario di collegamento. In questo modo noi faremo un raffronto e potremo poi dare all'ordine, concedere all'ordine poi i vari crediti richiesti. Per quel che riguarda le domande, utilizzate il sistema delle chat, sappiate che verranno prese in considerazione al termine di tutti gli interventi, ci prenderemo un attimo del tempo, quindi non termineremo l'evento subito, guarderemo le varie domande, quelle che si potranno rispondere sul momento, intanto noi le esamineremo. Comunque, se ci saranno troppe domande, sappiate che ci sono 200 partecipanti, quindi se ci sono 200 domande o se ce ne sono di più, diventa un po' difficile e complesso da gestire, soprattutto se non sono domande semplicissime, ma noi ne terremo conto, le valuteremo, le esamineremo insieme al gruppo dei relatori che ringrazio per la partecipazione e successivamente vi invieremo una mail con la comunicazione della pubblicazione degli atti e nel frattempo anche con le FAQ, quindi le risposte. Io direi di partire subito così non vi faccio perdere tempo. Ripeto, c'è lo strumento della chat per qualsiasi informazione di tipo tecnico, anche scriveteci, noi la esaminiamo, se no potete contattarci ai numeri della segreteria organizzativa. Io lascio la parola alla collega Cristina Giovannina Luca del Laboratorio Chimico Camera di Commercio e cominciamo subito. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, grazie intanto per la partecipazione così numerosa a questo evento. Io sono Cristina Giovannini Luca, lavoro presso lo sportello etichettatura e sicurezza prodotti del Laboratorio Chimico di Torino. Vi chiedo soltanto qualche secondo di pazienza in modo tale da poter condividere la mia presentazione. Eccoci. Ecco, prima di entrare nel vivo di quello che è il tema della giornata odierna, di questa mattinata, io cercherò di fare brevemente il punto su quelle che sono le normative, quali sono gli aggiornamenti e in generale gli obblighi in tema di etichettatura alimentare. Ecco, partendo dai riferimenti normativi, innanzitutto sappiamo che a livello comunitario è presente il regolamento 1169 del 2011, una normativa, come dire, cardine per l'etichettatura di tutti i prodotti alimentari. Oltre a questo regolamento abbiamo poi in Italia, innanzitutto il decreto 231 del 2017. Questo decreto riporta da una parte quella che è la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni del 1169. Su questo non chiaramente non approfondisco, dato che verrà poi trattato nel corso della mattinata dal dottor Raimondo dell'ICQRF. Oltre a questo aspetto sanzionatorio, in questo decreto vengono riportati degli adeguamenti della normativa nazionale rispetto al 1169. Molto brevemente, questi adeguamenti riguardano l'indicazione del lotto, in realtà un'indicazione già obbligatoria ai sensi di una direttiva del 2011. Le informazioni per i prodotti non preimballati, compresi anche i prodotti non preimballati serviti dalle collettività, dunque entriamo nell'ambito della somministrazione. Ci sono poi le disposizioni per i prodotti non preimballati venduti tramite distributori automatici e infine le indicazioni per quelli che sono i prodotti non destinati al consumatore, dunque i cosiddetti semilavorati.
Cito infine tra le norme trasversali anche il famoso e sicuramente tanto discusso decreto 145 del 2017, quello che in Italia ha sancito, ha ripristinato l'indicazione della sede di stabilimento di produzione o se diverso di confezionamento. Per alcuni prodotti poi è necessario considerare, oltre a queste norme trasversali, orizzontali, anche delle normative cosiddette verticali di settore, che riguardano in realtà soltanto alcune tipologie di alimenti. Io nella slide ho riportato l'esempio dell'olio di oliva, delle confetture, delle marmellate, della pasta, ma in realtà sì, potrebbe andare avanti e fare tantissimi esempi in merito. Ecco, le disposizioni di queste norme di settore verticali integrano quelle dettate dalle normative generali trasversali che abbiamo visto poc'anzi. Parlando di informazioni obbligatorie, innanzitutto sappiamo che il regolamento fa una distinzione tra quelli che sono i prodotti preimballati e quelli che sono i prodotti non preimballati. Dopodiché, oltre ecco, al fatto che non sempre questa distinzione è così netta, sappiamo che ci sono delle casistiche differenti, sia in termini di modalità di presentazione, ma anche in termini di destinatari ai quali dobbiamo fornire queste informazioni. E queste casistiche devono essere considerate chiaramente nel momento in cui ci apprestiamo a fornire determinate indicazioni obbligatorie. Ad esempio, per quelli che sono i prodotti somministrati, è il decreto 231, come dicevo nella slide precedente, che definisce quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere fornite e in quali modalità. Per la vendita a distanza, invece, è direttamente il regolamento 1169 che riporta quelli che sono gli obblighi e come devono essere fornite le informazioni. Nel caso della vendita a distanza, ad esempio l'e-commerce, ricordo che le informazioni devono essere date non solo alla consegna, ma anche prima che il consumatore effettui l'acquisto vero e proprio sul sito, sulla piattaforma. Il regolamento 1169 riporta inoltre quelli che sono dei requisiti generali che devono essere rispettati nel momento in cui andiamo a fornire queste informazioni. Innanzitutto all'articolo 7 del regolamento troviamo le pratiche leali di informazione. E sostanzialmente queste pratiche leali ci indicano che le informazioni sugli alimenti chiaramente non devono indurre in errore il consumatore, sia per quelle che sono le caratteristiche dell'alimento, per la sua origine. Non è possibile vantare come propria una caratteristica che in realtà è comune ai prodotti afferenti alla stessa categoria merceologica. Viene inoltre specificato che le informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. Questi requisiti valgono non soltanto per l'etichetta, ma in generale per quella che è la pubblicità e la presentazione del prodotto. Quindi torno a riprendere l'esempio dell'e-commerce, della vendita a distanza, i requisiti, le pratiche leali di informazioni devono essere rispettati anche quando effettuiamo una vendita a distanza del nostro prodotto. Sono presenti poi dei requisiti linguistici, in questo caso abbiamo l'articolo 15 del regolamento 1169, che indica che le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli stati membri nei quali l'alimento è commercializzato. E dunque la lingua che deve essere utilizzata, ad esempio in Italia, sarà l'italiano, in Francia il francese, in Germania il tedesco e così via. Non è possibile dare per scontato che tutti i consumatori di un determinato paese, facciamo l'esempio della Francia, comprendano perfettamente in modo semplice, ad esempio l'inglese.
Per quanto questa lingua sicuramente sia ben conosciuta, sia considerata una lingua parlata a livello internazionale, comunque non possiamo dare per scontato che i consumatori la comprendano e siano in grado quindi di accedere facilmente alle informazioni. È possibile riportare le informazioni in più lingue sulla stessa etichetta, posto ovviamente che tutte le informazioni siano tradotte nelle varie lingue, dunque che non ci siano delle informazioni riportate soltanto in una lingua e altre informazioni riportate in un'altra. Il 1169 definisce anche quelle che sono le modalità di presentazione grafica generali con le quali dobbiamo appunto indicare le informazioni. Ci viene data quindi, ad esempio, l'altezza minima dei caratteri, quali sono le informazioni che devono comparire nello stesso campo visivo e ecco, allo stesso tempo, la normativa ci dice, anche se forse questa informazione può essere a una prima lettura, può sembrare quasi scontata, ecco, comunque il regolamento ribadisce il fatto che le informazioni devono essere rese disponibili, devono essere accessibili, non devono essere oscurate e comunque essere riportate su un punto facilmente, appunto, accessibile da parte del consumatore. Devono essere sostanzialmente fruibili. Ecco, queste indicazioni relative alla modalità di presentazione, come ho detto all'inizio, sono generali, quindi sono valide per tutti i prodotti alimentari. Ma a queste indicazioni è possibile chiaramente che si aggiungano anche dei requisiti dettati da delle norme di settore. Quindi, ad esempio, nel caso del decreto delle confetture, delle marmellate, sappiamo che questa norma richiede che siano riportate delle informazioni aggiuntive relative al contenuto di frutta utilizzata e zuccheri aggiunti. E queste indicazioni devono essere indicate, lo dice proprio il decreto, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita del prodotto. In questo senso, quindi, anche rispetto alle modalità di presentazione delle informazioni, le normative di settore vanno ad integrare quelli che sono i requisiti generali, quindi non si limitano ad integrare le informazioni obbligatorie in sé per sé, ma possono dare delle indicazioni anche rispetto al come presentare queste informazioni. Oltre alle informazioni obbligatorie, sappiamo che è possibile, che è consentito riportare anche delle informazioni facoltative, volontarie. Anche in questo caso è chiaro che queste informazioni non sono libere, ma devono seguire anche loro delle regole, devono rispettare delle regole. Chiaramente, al pari delle informazioni obbligatorie, anche le informazioni facoltative non possono indurre in errore il consumatore. E qui il regolamento fa un chiaro riferimento, fa un chiaro rimando a quelle che sono le pratiche leali di informazione, articolo 7. Non sono né ambigue né confuse, se del caso devono essere basate su dei dati scientifici pertinenti e rispetto alla presentazione, anche qui la normativa indica che le informazioni facoltative non possono occupare lo spazio disponibile per quelle obbligatorie. Per alcune informazioni volontarie ci sono poi, delle norme vere e proprie da rispettare. Ad esempio, nel caso in cui si intendano sottolineare delle caratteristiche nutrizionali o salutistiche particolari del nostro prodotto, e quindi cito ad esempio il famoso senza zuccheri aggiunti, ad alto contenuto di eccetera eccetera, è necessario, è obbligatorio seguire quelle che sono le disposizioni sia generali e specifiche, dettate in questo caso da quello che è il regolamento sui claims, il 1924 del 2006. Ovviamente, se non vengono rispettati tutti i requisiti, queste informazioni non potranno essere riportate.
Ecco, passando ora a quello che è il tema della giornata di oggi, io cercherò di fare un rapido riepilogo, un rapido punto della situazione, sapendo che poi interverranno comunque l'avvocato Andreis e il dottor Raimondo che approfondiranno questi temi. Ricordo soltanto quella che è la definizione che ci viene fornita dal regolamento rispetto al paese di origine. Anzi, sarebbe più corretto dire che in realtà il regolamento 1169 per la definizione di paese di origine rimanda a un'altra normativa, ossia al codice doganale, al regolamento 952 del 2013, nel quale ci viene detto che si considera origine il paese in cui il prodotto ha subito l'ultima lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Ecco, quando è obbligatorio indicare l'origine del prodotto? Il 1169, all'articolo 26,2, se non erro, specifica che questa informazione è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. In errore in merito chiaramente al paese di origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento. E questo in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o sono comunque contenute in etichetta, nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento abbia un'origine differente. Ecco, quindi un'etichetta che suggerisce un'origine del prodotto, ma la suggerisce non soltanto con delle parole, ma anche attraverso simboli o spesso ci capita di vedere delle immagini, quindi faccio l'esempio della bandiera italiana. Ecco, in questo caso se l'etichetta suggerisce un'origine che di fatto non è l'origine reale del prodotto, allora sarà obbligatorio specificarla. Quindi ad esempio nel caso di un pacco di biscotti con in etichetta una bandiera italiana, se questi biscotti richiamano sia l'Italia ma non sono prodotti, non sono fatti in Italia, ma sono ad esempio prodotti fabbricati in Germania, allora sarà obbligatorio specificare e dare questa informazione, quindi dire ad esempio made in Germany, fabbricato in Germania, prodotto in Germania, quindi comunque specificare qual è la reale origine del prodotto. Per alcuni prodotti specifici l'indicazione dell'origine è obbligatoria in quanto prevista dalle norme specifiche di settore, con peraltro delle specifiche modalità di indicazione. Qui riporto degli esempi relativi al vino, al miele, all'olio di oliva, anzi sarebbe più corretto dire olio extravergine di oliva e olio vergine, e anche qui ecco ci sarebbero tanti esempi da fare, però ecco di fatto l'indicazione dell'origine è obbligatoria in questi due casi. Quindi se rischiamo di indurre in errore il consumatore oppure se sono le norme di settore specifiche che la impongono. Quali aggiornamenti? Sappiamo che grande protagonista di questi primi sei mesi del 2020 è stato indubbiamente il regolamento 775 del 2018, entrato in applicazione il 1 aprile, e le relative linee guida che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale a fine gennaio. Di questo chiaramente non parlerò in modo approfondito perché appunto ne tratteranno di questi argomenti i relatori che seguiranno. Do soltanto alcuni flash molto rapidi su quelle che sono altre, diciamo, novità, in particolar modo quella legata alla proroga dei decreti origine nazionali. Faccio riferimento ai decreti sull'origine per il grano, per la pasta di semola di grano duro, riso e derivati del pomodoro. Questa notizia, la notizia legata alla proroga, sicuramente ha fatto molto scalpore, soprattutto perché è stata comunicata due giorni prima che entrasse in applicazione il regolamento 775. Questi decreti sono stati prorogati fino al 31 dicembre del 2021,
Il decreto che sancisce questa proroga è stato pubblicato 2 giorni fa, è il decreto 1 aprile 2020, e appunto ribadisce che nonostante sia in applicazione a livello comunitario il 775, comunque in Italia sono stati appunto prorogati questi decreti che impongono di indicare l'origine per questi prodotti che ho citato. Un'altra notizia molto recente è quella relativa al decreto origine per le carni suine trasformate. Se non erro, la scorsa settimana, venerdì scorso, sul sito del MIPAF è stato comunicato che questo decreto è finalmente alla firma dei ministri Bellanova, Patuanelli e Speranza, quindi rispettivamente Ministero delle Politiche Agricole, Mise e Ministero della Salute. Questo perché sostanzialmente la Commissione europea non si è espressa in merito, non ha dato un parere negativo. Di fatto, quindi, in presenza di questo direi silenzio assenso, i nostri ministeri stanno proseguendo. Infine, segnalo, sempre relativamente al tema origine ingrediente primario, che il 23 aprile di quest'anno il nostro Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE, ha emanato una circolare relativa allo smaltimento delle etichette degli imballaggi. Data la situazione emergenziale legata al Covid e in generale anche per la richiesta da parte di molte associazioni, il Ministero ha appunto ritenuto opportuno consentire alle aziende del settore alimentare di smaltire entro quest'anno, entro la fine di quest'anno, quindi entro il 31 dicembre 2020, ecco, di smaltire le scorte di etichette e anche di imballaggi che erano già stati ordinati prima dell'entrata in applicazione del 775. Vorrei dare una rapidissima occhiata, darvi qualche informazione rispetto a quelle che sono state le novità riportate nella strategia Farm to Fork che è stata pubblicata il 20 maggio. Questo documento, questa strategia, rientra in realtà nell'ambito di un piano più ampio, il piano di Green Deal, e sostanzialmente si tratta di una appunto strategia sviluppata, messa a punto dalla Commissione europea con l'obiettivo di rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili sotto diversi punti di vista, da quello ambientale a quello sociale. La Commissione si pone l'obiettivo di svolgere diverse azioni nel corso dei prossimi anni. E in questo documento, in questa Farm to Fork, si parla anche di aspetti legati all'etichettatura. Questo rispetto all'obiettivo di garantire che al consumatore siano fornite informazioni sempre più trasparenti che gli consentano di effettuare, e qui cito proprio il documento, una scelta informata, sana e consapevole. Ecco, in questa slide io in realtà cito soltanto alcune delle azioni che si prefigge di intraprendere e comunque di valutare la Commissione. Rimando quindi chiaramente al documento per una lettura più approfondita, però ecco, vorrei diciamo sottolineare quelle che sono appunto alcune delle azioni che si prefigge la Commissione per i prossimi anni. Innanzitutto si propone di trovare un sistema obbligatorio armonizzato a livello comunitario di etichettatura nutrizionale front of pack, quindi dell'etichettatura che riporteremo sul fronte del nostro imballaggio. Tutti ormai abbiamo sentito parlare del Nutri-Score e della proposta italiana relativa alla modalità batteria.
Ecco, segnalo in merito a questo tema sull'etichettatura nutrizionale front of pack che oltre al documento specifico Farm to Fork della strategia, la Commissione ha pubblicato anche un altro documento in concomitanza con questa strategia, nella quale vengono analizzati quelli che sono gli schemi attualmente volontari presenti in Europa e in generale a livello internazionale. Penso che sia sicuramente interessante approfondire anche questi aspetti. Ecco, un altro obiettivo che si pone la Commissione è quello di valutare se estendere l'obbligo di indicazione di origine anche ad ulteriori categorie di alimenti. Ci sarà un'armonizzazione anche qui a livello comunitario per quelli che sono i green claims, quindi le dichiarazioni ambientali volontarie, con lo scopo dunque di creare un quadro uniforme per tutte quelle dichiarazioni legate alla sostenibilità nutrizionale, ma anche climatica, ambientale e sociale. Quindi trovare uno standard che possa essere condiviso a livello comunitario. Si prefigge la Commissione di migliorare in generale l'accessibilità delle informazioni sugli alimenti. In particolare, parla di persone non vedenti, ipovedenti, e si propone appunto di individuare dei nuovi mezzi, considerando chiaramente anche quelli digitali, proprio per riuscire a rendere più accessibili le informazioni al maggior numero di consumatori. Ecco, troviamo non nel documento relativo alla strategia Farm to Fork, ma su un ulteriore documento, su un documento a parte, anche delle considerazioni della Commissione. Rispetto a quello che è st lo stato di avanzamento di lavori per quelli che sono i profili nutrizionali, pare che finalmente verrà proposta una definizione che ci aspettavamo già nel 2009, che adesso nel 2020 forse, almeno non nel 2020, ma negli anni futuri forse riusciremo ad avere. Ecco, questi profili nutrizionali consentiranno di limitare o comunque in alcuni casi anche di vietare del tutto l'utilizzo di claim nutrizionali e salutistici, utilizzati di solito anche per la promozione di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale che appunto non dovrebbero recare determinate indicazioni di tipo nutrizionale o salutistico. Pare inoltre che ci si stia anche avvicinando a quella che è un'armonizzazione europea rispetto alle indicazioni sulla salute, gli health claims, sui botanicals e in generale quindi a un quadro di nuovo normativo condiviso, armonizzato per il loro uso negli alimenti. Ecco, ribadisco questi due punti, due indicazioni non le troverete nel documento relativo alla strategia Farm to Fork, ma appunto in questo documento che è stato pubblicato a parte. Rubo ancora 2 minuti ai relatori che seguono per presentarvi molto brevemente quello che è il portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti. Questo è il nostro nuovo sito, che vi consente di accedere al servizio Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti. Su questa piattaforma trovate inoltre delle informazioni a libero accesso, quelle che vedete nella colonna a sinistra, dunque riferimenti normativi, FAQ, schede prodotto. Per accedere al servizio vero e proprio, in realtà è necessario effettuare una registrazione gratuita. Selezionare il bottoncino che vedete a destra, inoltre autoquesito, e ecco, segnalo un'altra funzionalità che potete trovare sul portale, sempre accessibile previa registrazione, che è quello del Crea la tua etichetta. Questa è una sorta di esercitazione che vi consente appunto di creare un facsimile della vostra etichetta e poi, se avete piacere, potete salvare questo file
in formato PDF, dopodiché inviarlo eventualmente al servizio sportello etichettatura per dei commenti o dei suggerimenti. Ecco, con questa slide termino segnalandovi che da quest'anno, grazie alla collaborazione con le camere di commercio, con determinati settori e con Dintec, il servizio non è più dedicato esclusivamente a quelle che sono le tematiche legate al mondo dell'alimentare, ma anche alle tematiche legate ai prodotti di largo consumo di tipo non alimentare. Quindi, ecco, troverete informazioni e potrete richiedere supporto col servizio sportello etichettatura anche per i prodotti comparto moda, l'etichettatura energetica, prodotti di pelletteria, eccetera, eccetera. Ecco, Grazie io vi Cristina. Grazie. ringrazio e lascio appunto la parola. Lasciamo la parola perché è arrivato anche il dottor Bongiovanni, Claudio Bongiovanni, quindi prima dell'intervento dell'avvocato Andreis facciamo soltanto intervenire il presidente dell'Associazione Granaria che appunto ci ha aiutato, collabora con noi, con la Camera di Commercio su diversi eventi e organizzazioni di alcuni diciamo, eventi settoriali. Grazie alla sua collaborazione, ai suoi input, anche questo evento nasce perché comunque ci porta la sua testimonianza del comparto del granario e quindi lasciamo un attimo la parola per sentire anche la sua testimonianza che potrà servirci, potrà essere utile poi nello spunto finale anche come dibattito per individuare le eventuali criticità che ha riscontrato il comparto. Cedo la parola al dottor Bongiovanni. Prego. Grazie, spero si senta. Buongiorno a tutti. Mi scuso per essere arrivato un po' lungo, ma qualche problema tecnico mi ha limitato l'accesso. Sì, grazie Capozzolo, in effetti è così. Come operatori del mercato abbiamo vissuto con grande difficoltà la mancanza delle informazioni che adesso poi piano piano sono arrivate, ma con la scadenza del 1° di aprile. Effettivamente ci siamo trovati a dover prendersi dei rischi e delle decisioni per combinare e decidere ognuno per la propria azienda che cosa fare. Il mondo agricolo italiano, che probabilmente è stato diciamo quello per cui è nata questa legge, cioè per proteggere i prodotti di origine italiana, in realtà non si può dimenticare che produce orientativamente, tolto il vino ovviamente, gli altri prodotti, base cereali, base carne, meno del 50% di quello che è normalmente il prodotto che viene consumato in Italia. Le difficoltà che si sono trovati, quindi tutti i trasformatori, io faccio il mugnaio come attività principale, il grano tenero è circa il 35% di produzione italiana e il 65% di quello che viene importato dall'estero. E guai se non ci fossero le importazioni, non saremmo in grado neanche di sfamare gli italiani. Figuriamoci se alimentare i mercati, diciamo così, dei biscotti, dei panettoni, di tutta l'industria dolciaria, che è fortissima esportazione, vale il grande testimonianza all'export italiano. Non parliamo della pasta. La pasta siamo circa 50-60% di grano italiano per produrre la pasta italiana. E quindi tutti i produttori, sia dei biscotti, sia dei panettoni, sia della pasta, ma così anche diciamo delle carni si sono trovati e si trovano ancora adesso in grosse difficoltà legati al fatto che cosa, quando c'è un'azienda italiana che ha prodotto, che ha saputo in qualche maniera, così insieme con tutte insieme, a valorizzare un prodotto italiano nel mondo, che non sempre, non solo, è dovuto alla bontà dei prodotti agricoli italiani, ma sostanzialmente e principalmente alla capacità di saper trasformare, di saper promuovere, di saper produrre qualità e trasportarle ed esportarle nel mondo, si trovano in questo momento a non poter utilizzare la bandierina piuttosto che scrivere prodotto in Italia, piuttosto che scrivere Made in Italy, che è un problema enorme. Cioè la raccomandazione, la speranza è che da questo evento di oggi possano venire delle indicazioni semplici e concrete che possono aiutare gli operatori di cui alcuni vedo in attesa, appunto, spero e credo abbiano le stesse domande mie, gli operatori ad avere delle risposte semplici e concrete su come affrontare questo argomento. Per esempio, qualche domanda che è molto semplice,
che può servire da guida. Quando il prodotto principale, l'ingrediente primario è superiore al 50%, è sufficiente per esempio per arrivare a dire che è un prodotto italiano o deve esserci il 100%? Se non è così, ovvero è necessario che sia, quando si fanno delle miscele, cosa si deve andare a scrivere sopra all'etichettatura o sopra le confezioni? Perché questi sono aiuti molto importanti, concreti e semplici, che potrebbero guidarci a uscire da questa impasse. Un altro problema che vale un po' per tutti i prodotti speciali, la pasta all'uovo, lo porto come esempio. Quando scrivo pasta all'uovo, è l'uovo che deve essere italiano o tutti gli ingredienti devono essere italiani? Quando scrivo biscotto, che so, con qualche seme o con qualche prodotto particolare, sono i prodotti particolari che devono essere, diciamo così, italiani o tutti i prodotti, tutti gli ingredienti, compreso lo zucchero? Ricordo che di zuccherifici in Italia ce n'è rimasto uno, per cui credo 78-79% dell'importazione dello zucchero viene importato. Questo comporterebbe quasi il divieto a tutti i biscottifici e chi produce prodotti dolciari di scrivere Made in Italy, e sarebbe una punizione, ritengo, abbastanza iniqua. E questo è un po' il concetto in cui noi, un po' le problematiche in cui noi imprenditori ci troviamo a dover affrontare quotidianamente. Ognuno di noi ha trovato un escamotage per cercare di uscire dalla difficoltà del 1° di aprile, poi abbiamo scoperto dopo che è stato rimandato al 31 di dicembre con la possibilità di smaltire le scorte, però è una problematica che comunque è stata solo rimandata, si presenterà tra qualche mese ed esattamente con la stessa virulenza con cui ci è stata presentata e abbiamo dovuto affrontarla nel mese di marzo. Per cui la speranza, intanto il ringraziamento a tutti i relatori e ancora di più alla Camera di Commercio, che onestamente ogni giorno apprezzo un po' di più e trovo che sia si affianchi anche con questa cosa della fai la tua etichetta, un'altra bella innovazione che potrebbe aiutarci. E spero che si possa appunto avere qualche indicazione semplice e concreta da poter applicare da subito per poter portarci e trovarci presenti e preparati alla fine dell'anno, quando scatteranno tutti gli obblighi e probabilmente tutte le multe. Grazie. Grazie, Presidente, grazie per la collaborazione. Ci sentiamo magari poi, nel senso che comunque nel dibattito, se ci sono delle ulteriori richieste, poi ci sentiremo. Grazie ancora. Io adesso cedo la parola all'avvocato Andreis, Giorgia, e vedo anche la sorella Lorenza, che saluto. E ringrazio, chiedo la possibilità, ho già visto Giorgia, ha già condiviso le slide, velocissima, ok, quindi potete partire, vi faccio andare, prego. Grazie mille, tanto buongiorno a tutti, grazie Salvatore, grazie al Laboratorio Chimico per l'opportunità di intervento. Allora, siamo in due perché approfitto della presenza di mia sorella a Torino, lei si occupa della consulenza in studio e però lavora da Lussemburgo, quindi averla in Italia finalmente sotto profilo professionale sicuramente di supporto. Allora, noi abbiamo strutturato l'intervento in questi termini, al di là di una premessa che mi permetto di fare perché, come diceva anche il dottor Bongiovanni molto correttamente, ci manca un po' ancora o comunque stiamo cercando di avere delle linee di indirizzo e una chiarezza sull'interpretazione in particolare del regolamento di oggi, che è il 775 sull'indicazione d'origine dell'ingrediente primario, partendo proprio dalla base, cioè dalla individuazione dell'ingrediente primario. Quando ci si trova di fronte alla presenza di un ingrediente che si può ritenere primario, c'è cioè un criterio quantitativo, a questo si è fatto riferimento, cioè all'ingrediente che sia presente nel prodotto finito in quantità maggiore del 50%, ma poi c'è anche un criterio qualitativo che è quello forse un pochino più difficile da individuare di volta in volta. Fino adesso le interpretazioni sono state un po' generiche, altrimenti a carattere associativo, interpretativo in generale, certi opinionisti come li chiamiamo noi hanno dato degli indirizzi ma molto vari. Difficile consigliare in questi termini i clienti quando ci si trova di fronte a dei prodotti finiti composti dove secondo certe linee di indirizzo l'ingrediente primario sarebbe
quello a cui si ha l'impressione si ponga invece meno attenzione. Quindi è un'occasione di incontro che riteniamo molto interessante e speriamo da parte nostra, ma sicuramente grazie agli altri relatori, utile proprio per dare, credo, spero, dei criteri di valutazione, tanto quanto da condividere, in modo da cercare di trovarci tutti sulla stessa linea e quindi rafforzare un po' queste linee di indirizzo. Dicevo, il nostro intervento, tenuto conto che peraltro poi nel frattempo, al di là della normativa, dell'applicazione, attenzione alla normativa nazionale, ai decreti, cui si è già fatto molto cenno, tralascio la applicabilità o meno di questi decreti nazionali sull'origine di diverse materie prime in certi settori, perché è assolutamente discutibile, visto che non hanno seguito le procedure comunitarie corrette, e anzi vi devo dire, questo ne approfitto subito, poi magari ci torneremo, c'è una multinazionale che ha fatto un ricorso molto recentemente alla Corte di Giustizia e nei prossimissimi giorni è prevista l'udienza proprio per sollevare, in relazione al decreto sull'origine del latte francese, che è stato un po' quello che ha aperto, aperto la pista, no, ai diversi stati membri per esprimersi a livello nazionale. Voi sapete che in Francia è stato pubblicato un decreto come il nostro, ma prima del nostro, sull'indicazione dell'origine del latte nei prodotti lattiero-caseari. Ebbene, questa multinazionale ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla validità e sulla efficacia quindi di questo decreto nazionale in relazione a un articolo che è particolare ma è fondamentale, cioè l'articolo 39 del regolamento 1169 che è stato citato prima, perché è il regolamento comunitario che disciplina l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e quindi anche l'indicazione di origine. L'articolo 39 consente o dice che è consentito agli stati membri produrre delle norme nazionali che integrino i regolamenti comunitari, le disposizioni comunitarie, quindi che aggiungano semmai degli oneri e degli obblighi come quello dell'indicazione dell'origine, ma devono essere queste norme nazionali fondate su un nesso, cioè devono essere concretamente giustificate, quindi quando si tratta di indicazioni sull'origine dei prodotti alimentari, allora queste indicazioni che vengono imposte sul territorio degli stati membri devono essere imposte ma sulla base di un nesso fra la qualità del prodotto e l'origine, cioè si deve giustificare concretamente perché l'origine italiana nel nostro caso, ma francese nel caso che in esame è davanti alla Corte di Giustizia, perché quell'origine caratterizza e perché quell'origine rende il prodotto finito di qualità rispetto agli altri. Ecco, questo è un po' quello che dice l'articolo 39, quindi questa multinazionale ha chiesto alla Corte di Giustizia di valutare il decreto nazionale francese sull'origine del latte se conforme all'articolo 39 del 1169. E ora vedremo come risponde la Corte di Giustizia, perché questa potrebbe essere una pronuncia estremamente importante, naturalmente per il decreto francese, ma poi a cascata evidentemente e di conseguenza anche per i nostri. Questo ve lo dico perché è un aggiornamento e perché l'udienza è prevista fra una settimana e quindi siamo proprio a ridosso di queste notizie nuove. Ciò posto, in questo contesto si è già fatto cenno alle diverse norme, noi faremo una carrellata di norme, quindi la nostra in questo momento è la parte più noiosa, poi arriveremo alle interpretazioni e sarei molto lieta se gli altri relatori volessero anche intervenire, così ci confrontiamo, però prima di tutto una carrellata normativa, non possiamo esimerci dal farlo, per avere un quadro della legislazione in tema di origine comunitaria e nazionale. Quindi partiremo dalla elencazione in sostanza dai riferimenti normativi, prima di tutto comunitari, perché voi sapete che la nostra legislazione alimentare è composta da norme di provenienza comunitaria, ma poi appunto ci sono le nostre nazionali, per vedere un po' lo stato dell'arte e quindi la situazione attuale in termini di origine. Perciò sulla norma lascio la parola a Lorenza e poi insomma interveniamo anche, vediamo sì, un po', chiudiamo con i precedenti più attuali e le interpretazioni.
Ecco, buongiorno a tutti, così mi tocca la parte più noiosa, esatto. Però cerchiamo di renderla il meno noioso possibile. E appunto faremo una carrellata, abbiamo suddiviso questo discorso in parti, nel senso dividendo ovviamente tra contesto europeo e contesto nazionale e partendo subito dal contesto europeo, allora ovviamente bisogna, aspettate, dobbiamo partire e dedicandoci esclusivamente all'origine, innanzitutto alla definizione, perché poi è già stato anche, sono riferimenti normativi già citati, però è bene dedicarci un secondo, nel senso che il 1169, che disciplina appunto l'indicazione di origine, fornisce una definizione, diciamo quasi indiretta, o meglio, perché nell'elenco delle definizioni della norma compare il luogo di provenienza, la definizione del luogo di provenienza, che viene definito appunto come qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, quindi una provenienza territoriale e comunque un legame, un riferimento territoriale, ma che non è l'origine del prodotto. E per questo, come vi è già stato anticipato prima, invece per l'origine, per individuare il paese di origine, si rimanda alla norma doganale. Adesso il riferimento del regolamento è quello ormai superato dal regolamento 952 del 2013, dove si trova la definizione, o più che forse la definizione, la modalità con la quale si va a individuare l'origine, nel senso che il codice doganale, quindi siamo nell'ambito doganale, dove sappiamo che la normativa si supporta con la tariffazione doganale, le voci doganali, per individuare l'origine non preferenziale dei prodotti, dedica appunto l'articolo 60 e chiarisce che quando il prodotto è interamente ottenuto in un unico paese, quindi la lavorazione di un prodotto è avvenuta in un unico paese, ovviamente lì è l'origine, quella è l'origine del paese. Il secondo criterio per determinare l'origine è dato quando un prodotto è stato fabbricato, ottenuto in diversi paesi, cioè più paesi hanno contribuito alla sua lavorazione. In questo caso, in base al codice doganale, l'origine deve essere individuata del paese, nel territorio dove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata. E poi qui è importante un'aggiunta anche della norma, il fatto che sostanzialmente questa trasformazione o lavorazione si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o comunque che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Ricordiamoci che siamo in ambito doganale e quindi diciamo che concretamente anche uno strumento molto utile per comprendere quando un prodotto ha subito una trasformazione definibile appunto sostanziale, si utilizza anche il metodo del salto tariffario, cioè il fatto che, vedendo appunto l'inquadramento doganale del prodotto, se la lavorazione, la trasformazione con la quale che ha subito il prodotto è tale da far sì che il prodotto sia non solo nuovo, come cita anche la norma, ma anche al di là di nuovo, ma differente, e una differenza tale da far sì che il prodotto appunto da una voce doganale rientri in un'altra. Questa è una trasformazione, una lavorazione che può essere definita appunto, come dice la norma, sostanziale ed economicamente giustificata, e tale da far sì che, da attribuire l'origine al prodotto in questo senso. Quindi sapete appunto le voci, poi la classificazione doganale si compone, come sapete, di capitoli, di voci, di sottovoci, quindi magari la distinzione, vi sono differenti salti, ed è proprio che questo legame tra la normativa alimentare sull'etichettatura, questo legame con la norma tariffaria, con la norma doganale, quindi con la tariffazione doganale, fa sì che non sia sempre così automatico individuare comprendere il tipo di lavorazione, perché magari il salto tariffario può essere fatto anche su livelli non macro, tra capitoli o voci, ma anche tra sottovoci. Questo è quindi, adesso ho difficoltà perché quando uno è abituato col proprio computer, ecco qua. Venendo quindi, tornando invece, abbiamo fatto un salto appunto nel contesto doganale, rientriamo nel 1169 perché appunto, come sappiamo, l'origine è lì disciplinata e c'è un articolo dedicato, che è l'articolo 26. Noi qui nelle slide l'abbiamo riportato per intero, così lo avete a disposizione. Adesso tanto lo vedrete le slide, lo scorriamo velocemente, nel senso che quello che è importante, che rileva soprattutto oggi, è rappresentato dal fatto che si fa salvo ovviamente la normativa sulle DOP e sui prodotti di qualità. L'indicazione, la disciplina dell'origine si compone sul fatto che
Allora, l'indicazione di origine è presente nell'elenco delle indicazioni obbligatorie dell'articolo 9 in materia di etichettatura, però poi quando il legislatore la disciplina, ma così come era d'altronde con la direttiva del 2013, nel senso con la disciplina passata, in realtà l'indicazione dell'origine non è sempre obbligatoria, come dicevamo, ma in linea generale è obbligatoria soltanto quando la sua mancanza induce in errore il consumatore sull'origine, quindi quando la presentazione fa credere al consumatore che il prodotto abbia una determinata origine, quando in realtà questo non è. In questi casi, quindi anche fin dagli inizi, diciamo, della disciplina dell'origine, spetta al consumatore anche, se non ha, cioè valutare se la sua presentazione è in grado di indurre in errore il consumatore sull'elemento origine, e quindi a quel punto scatta l'obbligo dell'indicazione. Ai sensi nella lettera B del secondo paragrafo, il legislatore scende un po' più nello specifico e dopo, visto che il discorso dell'origine, come sappiamo, e non saremo qui a parlarne in questo modo dedicando una giornata solo a questo argomento, è molto sensibile ed è sempre stato oggetto di attenzione, di studi, di valutazioni da parte della Commissione europea, del legislatore sia nazionale ma poi europeo, ha previsto specificamente già qui, quindi nel contesto della disciplina generale, una previsione specifica per determinate carni che si vanno ad aggiungere ovviamente, poi le citeremo dopo, ma sono già state citate comunque alla normativa specifica sulle carni bovine. La lettera B, come vedremo, poi rimanda alla pubblicazione, cioè si collega poi con la pubblicazione del regolamento 1337 del 2013, che disciplina appunto l'indicazione di origine delle carni fresche, congelate, surgelate, delle specie suine, ovine, caprine e di volatili. Scorrendo ancora nella norma, ma poi appunto magari tanto le vediamo dopo questi elementi, il paragrafo 3 è quello appunto sul quale ci si concentra in particolare oggi, perché è proprio quello che disciplina l'ingrediente primario o comunque che pone l'obbligo dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario quando questo si rende necessario in quanto il consumatore ha indicato l'origine del prodotto finito. Questa è diversa da quella dell'ingrediente primario. Allora, in questo caso scatta l'obbligo in capo all'operatore di indicare l'origine dell'ingrediente primario. Questa disciplina nei 26 rimanda all'adozione di un atto che è stato finalmente pubblicato con il regolamento 775. La norma dell'articolo 26 poi dedica, in realtà, sempre trattando dell'origine e proprio per il fatto, come vi dicevo prima, dell'attenzione e degli studi che ci sono sempre stati dietro l'origine, nel contesto della disciplina dell'articolo 26, la Commissione ha rimandato proprie valutazioni e tramite la pubblicazione di relazioni e studi per valutare l'estensione degli obblighi di origine a determinate di origine a altre categorie di alimenti, e l'ha fatto principalmente sul tipi di carne diverse da quelle bovine e quelle disciplinate dal 1337, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i monoingredienti e gli ingredienti che rappresentano più del 50%. Su queste la Commissione, al momento della pubblicazione nel 1169, aveva rimandato alla pubblicazione di relazioni d'impatto, di valutazioni d'impatto, sia nei confronti dei consumatori che, diciamo, dal punto di vista costi-benefici per gli operatori. Tutto questo, diciamo che sto andando avanti veloce, spero di non farmi girare la testa, ma è solo perché appunto quelle slide riportavano il testo per intero dell'articolo 26. Scendendo un po' più nel concreto, mi soffermo su questa proprio perché dall'articolo 26 volevamo mostrarvi cosa è derivato poi effettivamente in questi anni. Quindi, come dicevo, per quanto riguarda l'indicazione di origine delle carni, poi è stato pubblicato nel 2013 il regolamento 1337. Che disciplina appunto le carni fresche, refrigerate o congelate delle specie suine, ovine, caprine e di volatili. È stato pubblicato 775 nel 2018 sull'ingrediente primario. Le relazioni che sono state pubblicate, quindi questi studi fatti dalla Commissione europea, che ormai sembrano quasi datati, se possiamo dire, però, perché sono la prima del 2013, le altre del 2015, hanno riportato appunto questa valutazione di impatto fatta dalla Commissione europea, dalla quale emerge un interesse, magari nel settore delle carni più forte da parte del consumatore sull'indicazione di origine, per le altre categorie di prodotti
un interesse sull'origine, anche se non è un interesse principale, perché per esempio sono relazioni dalle quali emerge che le valutazioni, non so, il consumatore è più attento al gusto, alla data di scadenza, al prezzo, ad altri elementi del prodotto, cioè diciamo che nella classifica delle indicazioni che il consumatore può ricercare su un prodotto, l'origine non era la prima. Devo però premettere che queste relazioni sono fatte dalla Commissione europea su un consumatore europeo, quindi, come dire, si sono unite, sono state uniformate le valutazioni fatte sui diversi consumatori. È ovvio che forse su relazioni fatte solo esclusivamente nel contesto italiano darebbero magari risultati differenti. Qui abbiamo dedicato alcune slide specifiche sul regolamento 1337, perché disciplina appunto l'origine di questi prodotti di carne, e rimandando appunto al testo, però possiamo, in questi casi la norma si concentra sull'indicazione dell'allevamento, del paese dello stato dove è avvenuto l'allevamento e la macellazione. Poi vi sono le diverse modalità con le quali indicarlo, ma questo lo segnalo perché poi quando citeremo, comunque posso anticiparlo, il decreto, la bozza ancora di decreto di salumi, in quanto non è ancora stata, almeno non abbiamo fatto anche la verifica stamattina, ma non ci sembra sia ancora stato pubblicato il decreto nazionale sull'indicazione appunto di origine dei salumi. In quel caso è stata aggiunta anche l'indicazione del paese di nascita, quindi, come dire, un elemento in più rispetto all'allevamento e alla macellazione. Qui è sempre la disciplina del 1337, che si occupa anche delle carni macinate e delle rifilature, diciamo in deroga alle altre rispetto alle altre tipologie di fresche. E poi qui una carrellata, sono già state citate, comunque sulle normative europee che disciplinano l'origine di specifiche categorie di prodotti. Abbiamo le carni bovine con il regolamento 1760, l'olio di oliva già citato con il regolamento 29/2012, il contesto di ortofrutticoli freschi e trasformati con il 1308 del 2013, che in realtà è la OCM, il regolamento sull'organizzazione comune del mercato, e la disciplina specifica del 534 del 2011. Gli ittici con il regolamento 1379, il contesto dei biologici, perché comunque nell'ambito della normativa sui biologici viene richiesta l'indicazione dell'origine della materia prima. E poi qui, diciamo, a cavallo tra l'europeo, il contesto europeo e il contesto nazionale, c'era stata la direttiva 2001/110 sul miele, che prescriveva appunto come direttiva ai tempi la facoltà di che gli stati potessero inserire l'indicazione di origine del miele. Come obbligo nel contesto nazionale questo è stato previsto tramite il recepimento della direttiva avvenuto con il decreto legislativo 179 del 2004. Ovviamente adesso ci dedichiamo un po', entriamo un pochino più nello specifico e nell'argomento un po' più delicato, che è il regolamento 775, perché sull'origine ingrediente primario. Gli elementi, secondo me, fondamentali da tenere sempre in considerazione sono due, cioè che sono quelli in base ai quali proprio scatta l'applicazione del regolamento 775, cioè il paese di origine dell'alimento finito è indicato in etichetta, e ricordiamoci che questo può essere indicato anche a livello, cioè può essere una scelta dell'operatore di indicarlo, oppure ha valutato l'etichetta nel complesso e ha deciso di indicarlo, però tanto l'indicazione ingrediente dell'origine dell'ingrediente dell'alimento finito è indicata in etichetta, e questa origine non è la stessa dell'ingrediente primario. Quindi queste sono le due condizioni che devono essere presenti per far scattare l'applicazione, che come sappiamo in realtà il regolamento 775 si applica dal primo aprile scorso. Sono le due condizioni che dal primo aprile scorso fanno scattare l'obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente primario, con tutte le problematiche che ne derivano. La cosa importante è che, e forse questa è proprio la frase che si ripeterà di più, ma come si ripete di più nei documenti interpretativi che si leggono su questo regolamento, bisogna sempre tenere conto della valutazione, oltre che valutare caso per caso, quindi le singole situazioni, però bisogna verificare anche la presentazione del complesso, perché l'origine è quella informazione, e forse se ci pensiamo è proprio per quello che il legislatore l'ha disciplinata così nell'articolo 26, scusate, ecco. Nell'articolo 26, nel senso che ha detto quando l'omissione dell'indicazione di origine rischia di indurre in errore il consumatore, questa diventa obbligatoria. Questo perché? Perché un'indicazione che può essere data
anche senza utilizzare alcun tipo di parola, alcun tipo di termine, ma basta la presentazione, basta un colore, un simbolo, un'illustrazione, un termine, quindi bisogna valutare se la presentazione, se sono presenti qualsiasi tipo di elemento in grado di trasmettere un messaggio di origine. Quindi in questo caso scatta appunto il 77775, che invece per esempio non si applica magari in situazioni che a livello di immediatezza sono veramente più esplicite, cioè il denominazioni usuali, e poi lo vedremo, abbiamo dedicato due slide un po' più schematiche, però denominazioni usuali che contengono riferimenti geografici, alle quali però il consumatore è abituatissimo, che conosce benissimo e pur percependo tipo insalata russa, pesto alla genovese, adesso si fa l'esempio la salsiccia di Francoforte, ci sono denominazioni appunto usuali che il consumatore sa benissimo essere collegato a un riferimento geografico, ma nello stesso tempo sa bene o comunque non si aspetta che quel prodotto derivi da quel provenga, abbia quell'origine indicata. Queste denominazioni usuali sono escluse dall'applicazione, cioè i riferimenti geografici contenuti in queste denominazioni non sono messaggi di origine e di conseguenza non comportano la necessità di indicare l'origine dell'ingrediente primario se diversa. Il 775 non si applica, come prescritto chiaramente, vabbè, alle DOP, non si applica ai marchi registrati. Ora, al momento non si applica, bisogna dire, perché in realtà la Commissione europea l'ha esplicitato in maniera abbastanza chiara anche nel testo, cioè si è presa tempo sostanzialmente per valutare come poter dare applicazione al regolamento 775 nel caso per esempio i marchi registrati che contengono nomi geografici o comunque riferimenti geografici. Diverso discorso invece per i marchi non registrati che contengono un riferimento di origine. In questi casi invece questi marchi non registrati comportano, quindi trasmettono un messaggio di origine che nel caso può dare applicazione al 775, cioè se c'è una diversità di origine tra alimento, ingrediente e ingrediente primario. Non si applica ai prodotti biologici, in quanto comunque già sostanzialmente già prescritto dalla norma in obbligo di dare l'origine della materia prima. L'ha accennato mia sorella Giorgia, il problema più grosso, perché il regolamento 775 è forse fuorviante, nel senso che sono 3-4 pagine di regolamento, quindi sembra molto leggero, immediato nella lettura, ma oggettivamente ci sono una serie di difficoltà, nonostante la brevità e la semplicità del regolamento, perché il tasto più dolente è l'individuazione dell'ingrediente primario. Ora, qual è l'ingrediente primario? Ritornando al 1169, che la norma è il regolamento ovviamente a cappello del 775, c'è una definizione, e all'interno della definizione noi già individuiamo i due criteri con i quali individuare tale ingrediente, e sono uno quantitativo, e fin qua è tutto chiaro, cioè nel senso è l'ingrediente primario è quello che rappresenta più del 50% dell'alimento finito. L'ingrediente invece, il secondo criterio, è quello qualitativo. Ora, la norma dice l'ingrediente è primario, l'ingrediente o gli ingredienti che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa. Ora, qui sono intervenute poi, hanno anche aiutato, insomma, diciamo, sono di supporto le linee guida della Commissione europea, che sono state pubblicate a gennaio 2020. Sono sostanzialmente uno degli unici documenti ufficiali di interpretazione della norma, in aggiunta ai documenti interpretativi che la Food and Drink Europe aveva pubblicato nel corso del 2019, con l'ultimo documento di marzo 2019. Però diciamo che le linee guida ufficiali sono queste della Commissione europea di gennaio scorso. Nel documento, in realtà la stessa commissione dice spetta all'operatore valutare, neanche qui, nel complesso, oltre la composizione quantitativa, perché mettiamo, come dire, diamo chiaro il criterio quantitativo, però deve valutare anche la natura, le caratteristiche specifiche del prodotto, la presentazione complessiva, la percezione e le aspettative del consumatore. E poi abbiamo riportato proprio questa frase, che è quella che forse aiuta di più a comprendere come gli operatori devono fare per individuare qualitativamente l'ingrediente primario, cioè gli operatori devono valutare se l'indicazione dell'origine di un determinato ingrediente ha la probabilità di influenzare in maniera sostanziale la scelta di acquisto del consumatore, e quindi se l'assenza di questa indicazione tra l'altro può indurre in errore i consumatori. Quindi anche qui diciamo che per noi diventa molto importante anche l'utilizzo dei termini, e il fatto che l'ingrediente
primario è quello che ha la capacità di influenzare in maniera sostanziale, cioè che sostanzialmente è quello al quale non solo il consumatore è abituato, associa abitualmente a quell'alimento, ma influenza in maniera sostanziale, quindi in maniera preponderante, in maniera importante, la scelta di acquisto del consumatore e soprattutto se la sua assenza lo induce in errore. Questo bisogna fare attenzione perché effettivamente, così come dice la norma, in realtà non è detto che questo sia sempre, corrisponda sempre all'ingrediente caratterizzante. Sono due cose diverse, possono a seconda dei casi coincidere, però non è detto che un ingrediente caratterizzante sia sempre ingrediente primario. Quindi appunto l'elemento dell'individuazione dell'ingrediente primario caratterizzante tramite denominazione di vendita o l'evidenziazione del prodotto non è sempre quell'elemento che deve far scattare appunto la problematica dell'ingrediente primario, perché magari è primario anche un altro ingrediente che non viene evidenziato perché il consumatore, scusate, l'operatore non ha magari l'interesse di evidenziarlo. Dalle definizioni sostanzialmente dell'ingrediente, dei criteri e appunto dal documento della Commissione europea, quello che si può intanto comprendere è che gli ingredienti primari possono essere anche più di uno in un alimento e non si esclude neanche l'utilizzo di entrambi i criteri. Perché può essere che in applicazione del criterio quantitativo un ingrediente sia primario perché sopra il 50%, ma vi sia un ingrediente che può essere definito primario ai sensi del criterio qualitativo anche se presente in minima quantità. Il 775 può applicarsi anche ai prodotti trasformati a base di un unico ingrediente, quindi può essere primario o comunque occorre indicare l'origine ingrediente primario quando anche nel caso di un mono ingrediente ma trasformato perché l'origine della materia prima è diversa da dove poi è stato trasformato. Può essere un ingrediente composto, in questo caso si rimette un po' alla discrezionalità dell'operatore la scelta su come indicare l'origine dell'ingrediente primario, perché può essere composto, perché magari si può valutare di indicare l'origine direttamente dell'ingrediente così composto, ovvero dei suoi componenti. E poi questo dal punto di vista anche delle modalità di indicazione sulle quali approfondiamo un secondo, ecco, è importante capire che gli operatori sappiano che il legislatore richiede che dove viene indicata l'origine dell'alimento, se si deve riportare l'origine dell'ingrediente primario, questa segua quell'origine e soprattutto se l'origine dell'alimento è ripetuta più volte sull'etichetta, anche l'origine dell'ingrediente primario deve essere ripetuta insieme all'indicazione di origine. Questo poi lo si chiarisce anche sulle modalità di presentazione sostanzialmente. Che intanto, visto che ho collegato, vado un attimo avanti così non facciamo avanti e indietro. Sulle modalità di presentazione, perché noi dobbiamo anche sempre tener conto dell'obiettivo del legislatore, noi siamo qui in un contesto dove l'informazione, tra l'altro, dell'origine, ritorno a dirlo, dell'articolo 26, nasce obbligatoria quando la sua mancanza diventa ingannevole, quindi non è obbligatoria a tout court, ma quando se non c'è inganna, quindi il legislatore si premura del fatto che la mancanza di indicazione di origine o l'indicazione di origine per come viene data, e in questo caso anche quella di ingrediente primario, si pongano sempre in un messaggio, con un obiettivo di chiarezza del messaggio, ed è per questo anche che quando viene ripetuta, perché se no, al fine di avere un messaggio chiaro dove viene data l'informazione, se viene ripetuta l'informazione dell'origine dell'alimento, deve essere l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, deve seguirla perché sono connesse e una chiarisce l'altra. Se vanno separate e se una viene ripetuta e l'altra messa solo in un angolino una volta, ovviamente la chiarezza dell'informazione sull'origine si perde. E infatti vediamo che tra le condizioni sulle quali le modalità con le quali fornire l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario si rimane innanzitutto perché comunque questa diventa obbligatoria, è un'indicazione che diventa obbligatoria e quindi si rimanda ai criteri dell'articolo 13 del 1169 che sono criteri di leggibilità e di grandezza. E poi allora ci sono due modalità che seguono le modalità con le quali l'operatore ha deciso di dare l'indicazione del paese di origine. Come dicevamo prima, l'origine è una di quelle informazioni che può essere data in diversi modi, con parole ma anche senza parole, perché bastano i colori della confezione sostanzialmente.
Se l'origine, se il paese di origine dell'alimento viene dato con, indicato con parole, in questo caso l'origine dell'ingrediente primario si richiede che venga appaia nello stesso campo visivo di questa indicazione e sia posta in caratteri la cui parte mediana è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per l'origine dell'alimento. Questo è importante, tra l'altro questo conferma, supporta precedenti anche molto datati, cioè molto datati, già un po' datati del garante in Italia, cioè l'attenzione all'evidenza grafica, il fatto che le informazioni, anche se date, cioè quando vengono date, però devono essere date con una chiarezza grafica che non risulti all'opposto ingannevole. In questo caso è importante proprio perché, come vi dicevo prima, si consente sostanzialmente che l'indicazione vi sia una differenza grafica tra le due indicazioni, cioè tra origine dell'alimento e origine dell'ingrediente primario, ma il legislatore ha posto sostanzialmente uno scarto di massimo, cioè un massimo di differenza tra le due indicazioni, proprio perché non sarebbe corretto dal punto di vista dell'obiettivo della norma, cioè la chiarezza di questa informazione sull'origine, il fatto che un operatore possa mettere l'origine grossa o a caratteri anche solo normali, ma poi l'origine dell'alimento finito e poi metta in piccolo, che quasi non si legge, l'origine ingrediente primario, sì che ha assolto l'obbligo di inserire l'origine, però dal punto di vista dell'informazione e dell'ingannevolezza nei confronti del consumatore può essere ritenuto in difetto, perché in realtà il consumatore non ha una immediata e una chiara informazione. Quindi invece nel caso, questo come evidenza grafica, invece nel caso in cui il paese di origine sia fornito tramite altri segni, simboli, ma non parole, ecco, si richiede giusto che l'indicazione dell'ingrediente di origine venga data nello stesso campo visivo. Torno un attimo indietro, invece no, aspettate. Allora no, volevo ritornare solo sulle modalità con le quali va indicata l'indicazione dell'ingrediente primario, che forse adesso qui è uno spunto anche di discussione, perché questo potrebbe creare un po' di problemi con la proroga dei decreti sulle modalità, perché in realtà il legislatore europeo ha individuato due modalità con le quali l'indicazione dell'ingrediente primario può essere fornita. Una con una delle seguenti, con una delle zone geografiche elencate dal regolamento che abbiamo riportato nella slide, e quindi ci sono diversi livelli geografici come vengono definiti nelle linee guida, l'operatore può seguire uno di questi, cioè UE o non UE, oppure andare un po' più nello specifico, indicare una regione. Adesso noi qui nelle slide vedrete, abbiamo anche fatto alcuni esempi, tipo una regione o qualsiasi altra zona geografica, come per esempio i paesi balcanici, le Alpi, la zona FAO, oppure indicare il paese membro, i paesi terzi, una regione, per esempio il Piemonte, oppure si può indicare l'origine. Ecco, la norma parla di indicare l'origine tramite le modalità con le quali è disciplinata a livello europeo da norme specifiche, quindi in questo caso potrebbe essere 1337 o magari la carne bovina. Qui bisogna vedere se anche a livello magari un po' interpretativo si può estendere e ritenere che questa modalità ricomprenda anche, diciamo così, le modalità previste dai nostri decreti nazionali, perché vista la proroga appunto della loro applicabilità. Una seconda modalità di indicazione è non entrare, diciamo così, nello specifico di una indicazione geografica, ma informare, trovare una dicitura, e il legislatore la suggerisce, una dicitura con la quale informare il consumatore che l'ingrediente primario dell'alimento non proviene, no, non ha la stessa origine dell'alimento stesso. Il legislatore appunto suggerisce questa dicitura, ma con il nome dell'ingrediente primario non proviene dal paese di origine dell'alimento, ma consente comunque che l'operatore possa trovare anche un'altra dicitura con lo stesso significato. Sempre cercando di entrare un pochino più nel pratico, quindi queste sono le modalità, sono le previsioni della norma, di scendere un pochino più nel concreto anche alla luce delle linee guida e per comprendere effettivamente allora quali sono e in quali casi un operatore si deve, tra virgolette, porre il problema di individuare l'ingrediente primario e di indicare in etichetta la sua origine.
abbiamo cercato di racchiudere un elenco, ovviamente esemplificativo, dei casi in cui l'etichetta, la presentazione può contenere indicazioni o elementi che richiamano l'origine, che rappresentano un messaggio di origine. Infatti sono indicazioni di origine, per esempio, tutte le diciture, i claim tipo fatto in, prodotto in, made in, e vedete, questi sono anche citati da linee guida europee, si cita sempre tra parentesi proprio il paese. Questo rileva, e ve lo richiamerò nella slide successiva, perché la differenza è che qui noi diamo proprio un elemento legato al paese, l'origine, dove avviene la produzione, e il consumo, e l'operatore evidentemente vuole puntare su quello. Altre indicazioni invece, faccio andare, come indicazioni confezionato in, oppure diciture come prodotto da, fabbricato da, il nome e indirizzo dell'OSA, che poi richiamano nel nostro contesto italiano anche il decreto sulla sede dello stabilimento di confezionamento di produzione, il decreto 145 del 2017, sono invece indicazioni che comunque fanno riferimento a un'operazione di confezionamento e soprattutto un'indicazione di dell'operatore, che secondo la stessa commissione nelle linee guida non, cioè, quindi il consumatore stesso non le legge neanche come indicazioni di origine. Quindi c'è questa differenza qua, confezionato in riferito all'operatore e prodotto e fabbricato da quale operatore per un altro, anche se il riferimento è può essere completo dell'indirizzo, quindi di un riferimento geografico, però la finalità dell'informazione è diversa, cioè è l'operatore, così come poi anche per quanto riguarda il nostro decreto sulla sede dello stabilimento di confezionamento, che è una finalità, diciamo, sanitaria, di tracciabilità e quindi di individuazione da parte dell'autorità dell'operatore, e non ha un'indicazione di origine. Ritorno invece agli elementi che rappresentano indicazioni di origine. Oltre a queste, come dicevo, segni grafici come bandiere, immagini, colori, cartine geografiche poste sulle etichette, anche i simboli nazionali, questo lo dicono anche abbastanza espressamente le linee guida, cioè i simboli nazionali, richiama dei monumenti tipici di città, di paesi, paesaggi, anche il richiamo, magari anche sul richiamo a eventi sportivi, eventi storici importanti, questi possono essere ritenuti messaggi di origine. In tutti questi contesti, anche quando la Commissione europea cita questi esempi, bisogna però tenere in considerazione che bisogna valutare un po' caso per caso e soprattutto la valutazione del suo complesso. Quindi non è detto che siano tout court delle indicazioni di origine, ma bisogna fare attenzione anche alla valutazione complessiva, perché se questa viene rafforzata anche da altre, siamo in indicazione di origine, a seconda delle modalità di presentazione si potrà valutare, quindi non sono degli elementi, diciamo, sempre dirimenti, bisogna sempre valutare la presentazione comunque nel complesso, e questo sia nel caso in cui dobbiamo cercare l'indicazione di origine e sia nel caso in cui abbiamo elementi per i quali, a titolo di esempio, appunto, possono non essere indicazioni di origine, come per esempio diciture come, e qui la slide che li elenca e che vi ho riportato anche prima, però diciture come genere, ispirato, alla, cioè quelle che richiamano magari una ricettazione, una modalità di preparazione, tendenzialmente non sono indicazioni di origine, però bisogna sempre fare una valutazione del complesso. I riferimenti, come vedete prima, all'operatore, così come le abbiamo anche citate prima, le denominazioni usuali, aggiungiamo le denominazioni di vendita legali contenenti un'indicazione di origine, non sono indicazioni di origine, perché anche a seconda del parere del legislatore, della commissione, il consumatore non le reputa tali, e i riferimenti all'OSA, secondo come operatore responsabile dell'etichetta, dato ai sensi dell'articolo 9, quella è un'informazione obbligatoria che ha un'altra finalità, cioè di individuare l'operatore responsabile del prodotto. Quindi questo è il quadro, diciamo così, il quadro europeo, al quale noi in Italia dobbiamo affiancare il nostro contesto nazionale, e dove l'origine, anche qui facciamo un po' una carrellata delle normative, in principale nel 2003 era stata disciplinata, anche se in un contesto un po' particolare e in una modalità anche un po' particolare, il Made in Italy, cioè nel contesto tra l'altro di una legge finanziaria, al 49° comma dell'articolo 4 è stato disciplinato il Made in Italy, o meglio si è esplicitato come va punita la falsa o fallace indicazione di origine di un prodotto, quando appunto si vanta, che ne so, il Made in Italy, e il prodotto non ha questa origine. Quindi si è disciplinato in questa maniera, diciamo, un po' indiretta, comunque un po' particolare, però si è data una disciplina al Made in Italy con una sanzione anche penale.
Come dicevo prima, abbiamo entrando nella carrellata delle norme, il decreto sul miele che recepisce la direttiva che richiede appunto il paese di raccolta, e poi qua da qui inizia l'elenco dei famosi decreti, perché a dicembre 2016 era stato pubblicato il decreto sul latte, sulle indicazioni di origine del latte e del latte usato nei prodotti lattiero-caseari, che richiede il paese di mungitura, il paese di condizionamento o di trasformazione. Successivamente nel 2017 sono stati pubblicati i decreti dell'origine del riso, che richiede il paese di coltivazione, lavorazione e confezionamento, il decreto sull'origine del grano duro per le paste di sema di grano duro, che richiede il paese di coltivazione e il paese di molitura, e a fine 2017, insomma nel novembre, è stato pubblicato quello sul pomodoro, che richiede appunto l'indicazione di origine ai derivati del pomodoro, rimandando alla definizione della legge 154 del 2016, ai derivati e ai sughi e alle salse preparate a base di pomodoro, sempre di cui vedete che torna sempre un po' anche la tariffazione doganale per individuare bene specificamente i prodotti, e in questi casi l'indicazione va fornita con il paese di, con l'indicazione del paese di coltivazione e di trasformazione. Poi non siamo entrati nello specifico, ma abbiamo citato solo le indicazioni principali da dare. E poi in realtà adesso qui abbiamo citato le circolari e il decreto del 1° aprile, ovviamente, ma tra, mettiamo insieme a questi decreti, anche se non è ancora stato pubblicato, appunto il decreto sull'origine dei salumi, nel senso che è un decreto che su quali si è lavorato anche, le commissioni hanno lavorato anche durante il periodo di lockdown per procedere con i lavori, anche se questo non è stato pubblicato ma sembra di imminente pubblicazione, il decreto appunto che prevede l'origine per le carni di ungulati domestici della specie suina, macinate e separate meccanicamente, le preparazioni di carne suine e prodotti a base di carne suina. In questi casi, come vi ho accennato prima, a differenza del regolamento 1337, in ambito nazionale non si richiede solo l'indicazione dell'allevamento, dello stato di allevamento, di macellazione, ma anche di nascita. Poi abbiamo riportato il testo, una parte del testo del decreto, anche se, quindi con altre modalità di indicazione, anche se dobbiamo dire che bisogna poi aspettare comunque e nel dubbio la pubblicazione definitiva del contesto. Sono già stati citati, aiuto, perché qualcuno ho difficoltà a muovermi. Allora, sono stati citati ovviamente, ma le richiamiamo, la circolare di aprile del 2020, la circolare ministeriale che ha previsto appunto che consente lo smaltimento delle etichette, delle scorte di imballaggio di etichette predisposte e diciamo pronte prima del 1° aprile, è stato consentito il loro smaltimento fino a fine anno, e questo proprio per venire incontro, come ben sapete, agli operatori nel periodo appunto dell'epidemia del coronavirus. È stato pubblicato l'altro giorno appunto il decreto che proroga, appunto come è stato anticipato, in realtà ci sono stati dei comunicati stampa di qualche mese fa che lo davano subito pubblicato, poi finalmente è stato pubblicato l'altro ieri, questo decreto che ha prorogato ufficialmente per adesso l'applicazione dei decreti sull'origine del grano, del riso, dei derivati del pomodoro, dovrebbe arrivare anche quello del latte, ma evidentemente in maniera separata. L'applicazione di questi decreti è prorogata fino a dicembre 2021 ed è stata abrogata anche per un maggior coordinamento evidentemente tra le norme, la previsione che era contenuta in tutti i decreti con la quale si prevedeva la perdita di efficacia dei decreti a fronte dell'applicazione del regolamento 775. Questa disposizione è stata abrogata, questo cosa comporta? È una bella domanda. Esatto, no, comporta che al momento, esatto, però comporta che il vige il regolamento 775 sull'origine dell'ingrediente primario, diciamo in termini generali, senza categorizzare sul suo specifico prodotto, e in Italia continuano a vigere questi decreti per questi prodotti, quindi per il grano, per il riso e per i pomodori. Gli operatori sono obbligati a rispettare queste norme, e a seconda poi della presentazione, dell'etichettatura e delle modalità con le quali andranno a presentare i loro prodotti, si valuterà se oltre a questi si dovrà dare applicazione, cioè se c'è un'indicazione di origine dell'alimento finito, si dovrà coordinare le modalità di indicazione dell'origine della materia prima tra decreti nazionali e 775. Certo.
Quindi questo effettivamente è uno spunto, credo, molto interessante di discussione. Sì. Poi da qui, esatto, abbiamo, ci siamo, sì, abbiamo fatto una carrellata sui precedenti, perché adesso, vista la normativa, riteniamo importante invece tenere conto già delle posizioni interpretative che sono state espresse da alcune autorità. Abbiamo anticipato, abbiamo visto con la normativa dei concetti, noi vi abbiamo riportato le massime, quindi per comodità potrete vederle, delle pronunce principali. Quali sono le interpretazioni a cui facciamo riferimento? Naturalmente, in particolare, le interpretazioni delle autorità competenti e giudicanti, quindi da un lato a livello comunitario la Corte di Giustizia, che si è espressa in due casi specifici ultimamente, uno, questo del 2018, ve l'abbiamo riportato perché è un pochino particolare, ma comunque è pur sempre attinente all'origine, riguarda il territorio di Israele, l'altro invece la coltivazione e la lavorazione dei funghi, quindi un'interpretazione un pochino più tecnica del codice doganale. La Corte di Giustizia si esprime e emana dei principi, che sono quelli a cui ovviamente nella interpretazione legale si fa riferimento. Devo dire che negli ultimi anni, grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che siamo riusciti a individuare in qualche modo, a condividere il significato e la definizione di lavorazione sostanziale, ad esempio, vi è già stato fatto cenno prima, ma noi partiamo da questa, cioè il codice doganale individua l'origine di un prodotto quando si è ottenuto da più paesi, in quel paese dove è stata effettuata la lavorazione sostanziale, e per quella che è la nostra esperienza moltissime volte ci viene posto il problema: ma qual è la lavorazione sostanziale? Prima si è fatto cenno allo zucchero, per esempio, lo zucchero è già un prodotto che viene raffinato, gli oli ad esempio, di nuovo si torna sulla domanda che ci è stata posta, che abbiamo trattato, dell'importanza della raffinazione di un olio in generale per ottenere un alimento diverso da quello che era in origine. Quindi è grazie alla giurisprudenza, per esempio, della Corte di Giustizia che si sono delineati, poi non sono mai sufficienti, non coprono mai tutte le situazioni che capitano, quindi bisogna ragionarci un po' su, però dei criteri di massima importanti per delineare, appunto, per definire la lavorazione sostanziale o la trasformazione sostanziale dei diversi prodotti alimentari. Quindi vi abbiamo riportato la Corte di Giustizia anche per questo motivo. In realtà poi più nel concreto del nostro territorio, una delle autorità che si è espressa in maniera importante sull'origine dei prodotti, il garante della concorrenza del mercato. Voi dovete sapere che noi, come abbiamo visto, la indicazione dell'origine del prodotto alimentare, così come l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, sono oneri e obblighi disciplinati dal regolamento 1169, non diamolo per scontato, e la norma, come abbiamo già detto, che disciplina l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. Ora, come si diceva prima, c'è in Italia un decreto sanzionatorio ad hoc, che è il 231 del 2017, che punisce la violazione del 1169, quindi quelle sono le sanzioni amministrative a cui dobbiamo fare riferimento, ma lo stesso regolamento 203, e che prevede la responsabilità, la competenza in capo al Ministero Politiche Agricole, quindi alla repressione frodi, e ci sarà il dottor Raimondo in questi termini, ma lo stesso decreto 231 fa salva la competenza eventualmente anche di altre autorità che possono intervenire sulla presentazione dei prodotti. Fra queste, il garante della concorrenza del mercato, perché l'autorità competente a giudicare sulla base del codice del consumo. Noi abbiamo in Italia il decreto legislativo, ma confondo sempre, 206-2005, viceversa, 205-2006, esatto, che è il codice del consumo, che è una norma generale che disciplina le regole di presentazione e resa verso i consumatori di tutti i beni e servizi in generale, e nella parte dedicata alle pratiche commerciali scorrette si applica anche ai prodotti alimentari. Quindi il codice del consumo nella sostanza punisce le pratiche commerciali, quindi la presentazione anche dei prodotti alimentari, pratiche commerciali che siano scorrette o ingannevoli. Una violazione, la violazione del 1169, e quindi la violazione delle regole, ad esempio, sulla indicazione dell'origine del prodotto, dell'ingrediente primario, potrebbe questa violazione, se
segnalata al garante della concorrenza del mercato potrebbe costituire una pratica commerciale scorretta. Questo per dirvi che il garante, appunto, è l'autorità competente chiamata a pronunciarsi sulle pratiche commerciali scorrette e quindi emana dei provvedimenti, prende delle decisioni, emana dei provvedimenti. Sono per noi dei precedenti, ovviamente, delle interpretazioni, perché è un'autorità competente, perciò vi citiamo il garante. Ora, devo dirvi che sulla origine il garante, in questo senso, secondo me, al di là delle regole che sono fondamentali che abbiamo visto fino adesso, è un'autorità che si è espressa in maniera estremamente rilevante, interessante per quello che riguarda la percezione del consumatore, perché noi abbiamo visto fino adesso come la indicazione d'origine dei prodotti alimentari, ma anche ovviamente l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, quindi l'individuazione dell'ingrediente primario, dipendano anche dalla percezione del consumatore, cioè che cosa comprende il consumatore se ad esempio un prodotto viene presentato con tanti richiami all'italianità ma non lo è, e allora se crede che sia italiano bisognerà invece informarlo correttamente dell'origine del prodotto. Stesso discorso vale per l'esigenza e la necessità di segnalare l'origine dell'ingrediente primario. Il garante si è espresso e si è evoluto, se posso dire, negli ultimi anni proprio con particolare riguardo alla percezione del consumatore, perché negli anni passati si è espresso sull'esigenza di una chiarezza della indicazione dell'origine in termini appunto di ingannevolezza generali. Abbiamo fatto cenno a una pronuncia più risalente che riguarda un miele che era presentato, era stato fatto fino a un certo punto e prodotto in Sicilia, poi l'operatore che lo produceva ha dovuto invece farsi supportare da una produzione spagnola, ebbene ha continuato, nonostante il miele provenisse dalla Spagna, ha continuato a utilizzare una confezione dove c'erano diversi richiami alla sicilianità del miele e quindi richiami alla regione Sicilia, con, se non ricordo male, anche un'immagine dell'isola. Poi però sulla capsula di questo barattolo aveva stampigliato un pochino più piccolo Made in Spain per informare comunque della origine spagnola di quel miele. Il garante in questo caso ha ritenuto che un'indicazione di questo tipo non fosse sufficiente, perché le indicazioni sull'origine e i richiami alla Sicilia prevalevano nel messaggio complessivo rispetto all'indicazione Made in Spain e quindi era si poteva indurre il consumatore a ritenere erroneamente che quel prodotto fosse siciliano e invece no. Ma questo sulla base di una questa è stata una decisione, ovviamente l'operatore è stato sanzionato in questi termini, ma è stata una valutazione del garante, così come, e quindi una valutazione non veramente giustificata o motivata, per quanto condivisibile, ma proveniente dal garante, poi vi spiego cosa voglio dire. Questo vale, è valso anche per dei casi di qualche anno fa, ma pochi anni fa, denominati Italian Sounding. In questo caso erano state segnalate al garante delle conserve che venivano presentate come made in Italy, fatte in Italia, ma le cui materie prime o alcune materie prime provenivano da altri stati. Se non ricordo male c'erano dei pomodori secchi con i capperi avevano una provenienza estera, così come dei carciofini, carciofi sott'olio, i carciofi provenivano dall'estero. Per come erano presentate queste conserve e quindi per l'enfatizzazione che era data al messaggio Made in Italy accanto alla rappresentazione di questi ingredienti, il garante ha ritenuto che il messaggio appunto fosse non chiaro e ingannevole per il consumatore, perché quella enfatizzazione del Made in Italy si estendeva in qualche modo anche alle materie prime, cioè quella rappresentazione poteva indurre il consumatore nell'errore di credere che non solo il prodotto finito fosse realizzato in Italia così com'era, perché la sua trasformazione sostanziale era fatta sul nostro territorio, ma che anche le materie prime avessero la stessa provenienza. In quei casi, sono stati due o tre, gli operatori coinvolti hanno assunto degli impegni, una sorta di ravvedimento operoso, nel senso che durante l'istruttoria hanno proposto al garante delle modifiche alle loro presentazioni che sono state accettate, quindi tali da regolarizzare il messaggio e quindi rendersi conformi. Ma di nuovo è stato il garante a dare un'interpretazione, ecco qui forse dal mio punto di vista meno condivisibile, ma insomma di caso in caso ci facciamo sempre i nostri ragionamenti, non importa. In realtà il passaggio finale della decisione del garante è quella del 2019. A fine 2019 il garante ha preso
E ha valutato delle segnalazioni che gli sono state fatte relative a diverse confezioni di pasta dove la pasta era presentata in diversi modi, tramite marchi, tramite tricolori, tramite bandiere, eccetera, come italiana, made in Italy. Marchi, segni distintivi significa per me dire anche denominazioni commerciali, fra le altre le cito perché la sentenza pubblicata c'era una pasta denominata Italiamo, quindi dei richiami grafici e lessicali all'Italia e al made in Italy. Queste paste erano presentate come made in Italy, ma poi l'indicazione sull'origine del grano, così doverosamente resa ai sensi del decreto che abbiamo visto, era riportata in caratteri più piccoli, in maniera, in modo un po' più defilato sul retro della confezione o in maniera da non essere percepibile. Adesso faccio la summa di questi provvedimenti perché le segnalazioni sono state diverse. Un operatore ha deciso di andare avanti nel procedimento di difendersi e le sue difese davanti al garante non sono state accolte, quindi è stato sanzionato. Potrà, probabilmente l'ha fatto, impugnare la decisione poi davanti al TAR, quindi il giudizio non è ancora definitivo, ma intanto la pronuncia c'è e dobbiamo tenerne conto proprio dal punto di vista interpretativo. Gli altri operatori invece hanno ritenuto di presentare al garante delle proposte di modifica della presentazione, quindi di assumere gli impegni, questo ravvedimento operoso di cui vi dicevo, sono riusciti a trovare un accordo e quindi hanno modificato confezioni e presentazioni anche sugli scaffali o online e quindi non sono andati a sanzione. Il punto però è che il garante si è espresso in maniera molto chiara. In questo senso, allora, tanto siamo a dicembre, quindi in un periodo antecedente all'entrata in vigore all'applicazione, all'applicazione del 775, perciò pieno vigore all'epoca del decreto sul grano. Adesso c'è questa coesistenza e vediamo che cosa succede con i decreti nazionali, ma diciamo, tanto collochiamoci nel tempo. Il garante si è anche espresso sul 775 perché l'operatore che si è difeso l'ha evocato, ma in primis il messaggio del garante molto chiaro è che, come si diceva, una informazione sull'informazione al consumatore sull'origine del prodotto e quindi della sua materia prima deve essere chiara, completa e immediatamente percepibile. Quindi, come sempre sostiene il garante, anche in altri casi, anche con riguardo ad altri claim e ad altre informazioni, il consumatore deve essere messo nella condizione di percepire, recepire immediatamente l'informazione nella sua completezza. Perciò un'enfatizzazione particolare del Made in Italy con poi invece indicazione dell'origine del grano più defilata in caratteri più piccoli, meno enfatizzati, meno valorizzati, non è un'informazione completa e corretta ai sensi del codice del consumo per il garante. Ma questo nulla di nuovo sotto il sole perché, ripeto, il garante è sempre stato molto attento al posizionamento e alla resa delle informazioni complete e percepibili al consumatore. In realtà quello che dal nostro punto di vista è molto interessante di questa decisione è che il garante giustifica l'esigenza di conoscere e di immediatamente vedere da parte del consumatore l'origine, in questo caso del grano, ma in generale delle materie prime e dei prodotti finiti, sulla base di una documentazione corposa che il garante cita a partire dall'inizio degli anni 2000 per poi arrivare al 2019, composta, quindi molto recente anche come motivazione del garante, composta da tutta una serie di documenti statistici, studi, indagini demoscopiche fatte da diverse autorità, sia nazionali, autorità, istituti, organismi, sia nazionali che europei, e quindi in sostanza delle ricerche di mercato che hanno dimostrato e che dimostrano, secondo il garante, l'interesse del consumatore, allora, prima di tutto l'interesse del consumatore verso le indicazioni di origine e poi nei casi in cui un'indicazione di origine sia particolarmente enfatizzata da un punto di vista non solo grafico ma come messaggio e quindi ad esempio il 100% italiano, il made in Italy, allora la conseguente necessità, il conseguente interesse,
Di fronte a certe indicazioni come 100% italiano, dicono queste indagini, deriva la aspettativa del consumatore a che anche le materie prime siano italiane, quindi l'esigenza da parte del consumatore di sapere e conoscere se quelle non lo sono. Perciò in sostanza è un po' il principio del 775, ma il garante si richiama e fa riferimento a queste fonti per giustificare la sua decisione sanzionatoria verso l'operatore che non aveva dato un'informazione di questo tipo. Dal nostro punto di vista è importante, perché il garante, devo dire, nelle sue motivazioni fino adesso è stato spesse volte carente, cioè tante volte ha citato e ha fondato le sue decisioni sulla base della percezione del consumatore senza mai contestualizzarla, senza mai motivarla, senza mai dimostrarla. E ci sono stati dei precedenti davanti al TAR dove questa carenza di prova, di dimostrazione delle motivazioni del garante è stata importante. Alcune pronunce del garante sono state annullate proprio perché non erano fondate su giustificati motivi. Oggi invece con questa pronuncia il garante dimostra di essersi strutturato almeno su questa materia in maniera tale da poter portare avanti una motivazione fondata e dimostrata. Quindi dal nostro punto di vista legale è estremamente interessante e importante. In più il garante in questa occasione fa riferimento anche al 775, qui aprirei volentieri una discussione approfittando anche della presenza del dottor Raimondo, perché è una delle questioni che si sollevano su qual è l'ingrediente primario, allora sul coordinamento evidentemente fra il decreto sull'origine del grano nella pasta, che individua il grano come materia prima di cui dare informazione in relazione all'origine, e però l'applicazione del 775 che, come abbiamo già stravisto e come sappiamo, richiede la indicazione dell'origine dell'ingrediente primario. Allora, in una pasta qual è l'ingrediente primario? Il grano o la semola di grano duro? Perché qua ci sono interpretazioni diverse. Il 775 fa riferimento alla definizione di ingrediente prevista dal 1169. Ingrediente è quello che viene utilizzato dall'operatore e viene designato così come è presentato nel momento della sua utilizzazione. Quindi se io sono un produttore di pasta e acquisto della semola di grano duro per fare il mio prodotto, ai sensi del 1169 quello sarebbe l'ingrediente e quindi quello sarebbe l'ingrediente primario se dovessi darne l'indicazione d'origine. Questo anche secondo alcune interpretazioni associative. Viceversa invece il garante risponde sì alle difese dell'operatore che cita appunto il 775 e cita la semola. Però essendo ancora all'epoca, poi lo è ancora oggi, in vigore il decreto ministeriale, il garante risponde dicendo qui si applica la normativa nazionale che chiede che si indichi il grano come materia prima per individuarne l'origine differente, no, dalla pasta, e poi cita queste indagini dove in effetti in alcune parti emerge la associazione da parte del consumatore più facile fra pasta e grano piuttosto che fra pasta e semola. Quindi è una questione interpretativa che però va condivisa secondo me e va approfondita, perché questo forse è un caso che è già capitato e si è già parlato di questo, ma appunto è un'altra questione che rientra fra le tante che si tengono sempre in considerazione nell'individuazione dell'ingrediente primario qualitativo sostanzialmente, ma anche quantitativo. Aggiungo che nelle varie interpretazioni che ci sono state negli ultimi periodi e nelle valutazioni che abbiamo fatto noi, condiviso eccetera, in effetti la percezione del consumatore diventa un elemento importante nella ricerca di quale possa essere l'ingrediente primario qualitativo in particolare dei prodotti alimentari, cioè quando si studiano queste situazioni, tanto che a un certo punto in un confronto con diversi operatori, le autorità eccetera, era emersa l'opportunità da parte degli operatori del settore alimentare di avvalersi, se possibile, anche loro di ricerche di mercato, di indagini fra i consumatori. È ovvio che si tratta di attività che non sono scontate per tutte e non tutti gli operatori del settore alimentare possono essere organizzati e strutturati in modo tale da fare delle ricerche di mercato. Però forse l'aiuto delle associazioni in questi casi, così come io per prima, lo dico da mesi, coinvolgerei direttamente anche l'associazione dei consumatori, quindi un confronto di questo tipo forse può già dare delle linee di indirizzo, può essere già di supporto, altrimenti chi può, in effetti può ricorrere a delle indagini fra i propri consumatori, perché di fronte alla richiesta di un'autorità o comunque alla decisione da prendere,
quello dell'aspettativa del consumatore. Immaginiamoci un ingrediente composto, come potrebbe essere un frollino, un biscotto, ci si chiede al cioccolato, c'è chi dice l'ingrediente primario è il cioccolato, ma è quello caratterizzante, c'è chi dice no, resta la farina perché è un prodotto da forno. Ebbene, ecco, in un caso di questo tipo potrebbe essere utile, se possibile, raccogliere fra i propri consumatori quella che è l'opinione più diffusa e quindi quella che è l'aspettativa, perché nella decisione, così come in un'eventuale risposta a un'autorità, portare l'aspettativa concreta dei consumatori significa poter giustificare appunto una propria decisione sulla base di un elemento che è richiamato spesse volte ed è concretamente utile. Vi abbiamo poi riportato, ma non so Salvatore se tu ci sei, io cerco di guardare l'ora perché eravamo in ritardo di una ventina di minuti e quindi ovviamente noi abbiamo subito usato questo ritardo, nel senso che ci siamo a ruota, però dici tu. Vi abbiamo riportato alcuni esempi, questa è una sentenza recentissima della Cassazione penale del 9 marzo che ribadisce, in questo caso si trattava di un vino, di un prodotto vitivinicolo, come, perché spesse, un kit, come spesse volte, ecco, come sempre in realtà occorre fare attenzione alla raffigurazione dei paesaggi, perché ecco, questa è una domanda ricorrente, devo dire, da parte degli operatori che magari riportano sulla loro confezione un paese, adesso l'altra volta un paesaggio, con una chiesa, ora possono esserci delle situazioni di raffigurazioni anonime, quindi un paese, una chiesa che magari non ha delle caratteristiche particolari, quindi può non essere ricondotta a un territorio particolare, viceversa ovviamente altre raffigurazioni, però di volta in volta va valutato, cioè qui in sostanza vige la regola del caso per caso e quindi altre volte ovvio si parte dal più semplice di tutti, Vesuvio, Colosseo, e lì sono botte di italianità importanti, per poi invece arrivare a delle situazioni un po' borderline, il richiamo magari a un monumento che può essere riconosciuto da molti ma non da tutti, e quindi però diciamo che la Cassazione in certi casi è un pochino più eclatante, qui c'era il tricolore, il Colosseo, conferma che sono tutti messaggi di italianità. Questa di nuovo voleva essere una massima che riassume la portata dell'articolo 4,49 della legge 350 del 2003, già visto sul Made in Italy, perché per noi comunque e per la nostra giustizia italiana sono casi ricorrenti. Però come sapete la falsa indicazione punita penalmente, la fallace dal punto di vista amministrativo, e questo è solo per confermarvi la posizione della Cassazione in questi termini nel 2017, e direi in ultimo, in tutto questo contesto le espressioni di italianità, ma non vogliamo uscire dal seminato, rimaniamo nell'ambito dell'ingrediente primario, però sapete molto bene quando si parla di Italian sounding non ci si riferisce solo al pacchetto di pronunce del garante che è stato magnanimo a denominare così quei casi che ha seguito, ma l'Italian sounding è un problema ancora diverso, ancora maggiore, perché sono tutte le contraffazioni in particolare di DOP e IGP che ci sono nel mondo, che continuano a essere seguite. Noi vi abbiamo fatto un cenno giusto per chiudere il quadro dell'attenzione alle indicazioni di origine e a come trattarle, tenuto conto che se da un lato l'indicazione dell'origine primaria non si applica DOP e IGP perché sono prodotti di qualità che si fregiano di una denominazione protetta e hanno la loro disciplina, dall'altro attenzione perché le indagini di mercato stanno mettendole un po' in discussione, le DOP e IGP, nel senso sempre dal punto di vista della percezione del consumatore, che proprio per quelle a maggior ragione si aspetta l'origine delle materie prime, e vedremo se ci sarà qualche provvedimento, qualche atto che specifica questa situazione, ma poi attenzione perché comunque nella nostra esperienza ancora tanti casi riguardano l'utilizzo non corretto di denominazioni protette o di indicazioni geografiche nella composizione dei propri prodotti. Questo era giusto un lancio per chiudere il quadro più ampio, crediamo, sulla origine. E l'ultima slide, me lo confermi? Ok, benissimo. Allora, noi grazie a tutti, abbiamo finito, spero puntuali. Grazie, grazie, grazie avvocati Giorgia e Lorenza, grazie di tutto per la collaborazione. Adesso io lascerei la parola al dottor Raimondo, il direttore delle CQRF Nord-Ovest, e poi magari facciamo una breve tavola rotonda se ci sono qualcosa che magari va, qualche cosa che volete dire qualcuno di voi, eccetera, per approfondire il resto. Quindi, dottor Raimondo,
le cedo la parola, ecco a lei, prego. Buongiorno, saluto tutti, ringrazio la Camera di Commercio per questa opportunità di intervenire in questa tavola rotonda su un argomento abbastanza attuale e scottante sotto l'aspetto dell'etichettatura. Io qui all'ICQRF Nord-Ovest rappresento l'amministrazione sul territorio della regione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. L'ispettorato a cui faccio capo è l'organo tecnico di controllo ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali operante su tutto il territorio nazionale, strutturato al Ministero in un'amministrazione centrale composta dal capo dipartimento a cui facciamo capo e a due direzioni generali, la direzione generale tecnica che è la PREF, composta da quattro uffici e dal laboratorio centrale di revisione di Roma e dalla DG Vico, composta da quattro uffici che riguarda l'aspetto sanzionatorio. La struttura sull'intero territorio nazionale è composta da 10 uffici territoriali con 19 uffici d'area e 6 laboratori di analisi, di cui 5 laboratori disposti sul territorio nazionale, tra cui Catania, Salerno, Perugia, poi ci sta Roma e poi c'è Modena e poi c'è Conegliano, che è stato accorpato all'ufficio di Nord-Ovest. E il laboratorio centrale di revisione è quello che sta a Roma. Le competenze dell'ICQRF, faccio una carrellata veloce, riguardano i controlli ufficiali sulla qualità, la genuinità e l'identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola, quindi le sementi, i mangimi, i fertilizzanti e i fitosanitari, finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle frodi e degli illeciti. L'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola e agroalimentare di competenza statale. L'autorizzazione e revoca degli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentata, la vigilanza sugli organismi di controllo che operano nell'ambito delle produzioni sempre di qualità agroalimentare. Poi vi è un ultimo compito che è quello della protezione ex officio a tutela delle produzioni di qualità ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 1151 del 2012 e funzione di organismi di contatti per i prodotti vitivinicoli ai sensi del regolamento comunitario 555 del 2008. La norma di cui chi mi ha preceduto ha spiegato benissimo sotto l'aspetto normativo e legislativo, quella di carattere generale è il regolamento più volte affrontato, che è il regolamento 1169 del 2011, che ha avuto varie aggiornamenti e entrati in vigore un po' scaglionati nel tempo, l'ultimo risale al 2018, e in particolare per quello che l'argomento che affrontiamo oggi è l'articolo 26 che detta le indicazioni sul paese di origine, sul luogo di provenienza dell'alimento e a quale condizioni, nonché al regolamento UE di esecuzione che è il 2018-775 sulle disposizioni dello stesso articolo 26, paragrafo 3. Sanzionato dall'articolo 13 del decreto legislativo 231 del 2017, che prevede importi sanzionatori da 2.000 a 16.000 euro in misura ridotta pari al doppio del minimo di 4.000 euro entro i 60 giorni, oppure entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione ridotto a 2.800 euro, quindi con l'abbuono del 30%. E se la ditta rientra tra le microimprese, la sanzione si riduce a 667 minima e a 5.333 massima. Entro 60 giorni ridotta equivale a 1.334 euro e se entro 5 giorni a 933,80 euro. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, la sanzione è ridotta da 500 a 4.000 euro e in misura ridotta entro 60 giorni
corrisponde a 1000 euro di sanzione. Entro i primi 5 giorni dalla notifica si riduce ulteriormente a 700 euro. E se è microimpresa, va da 167 a 1333 euro, ridotto entro 60 giorni a 334 euro ed entro 5 giorni a 233,80 euro. Questa normativa è applicata ai sensi dell'articolo 13 della 231, con cui all'articolo 26 ha investito il Ministero e quindi l'Ispettorato Centrale Repressione Frode, per essi i dirigenti a cui fanno capo a livello territoriale, l'irrogazione di queste sanzioni fino all'erogazione poi dell'ordinanza in giunzione finale. Come diceva l'avvocato che mi ha preceduto, restano ferme ai sensi dell'articolo 26 le competenze spettanti all'autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo 145 del 2007. Sul Made in Italy la violazione invece è prevista dal citato già da chi mi ha preceduto dall'articolo 4, commi 49, 49b, 49 ter e 49 quater della legge 350 del 2003, che era la legge finanziaria del 2004. Così poi come modificata l'articolo 16 del decreto legislativo 2009 numero 135, che all'articolo 1 definisce che un prodotto è classificato Made in Italy quando lo stesso è interamente realizzato in Italia, disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento. La norma prevede per l'uso fallace della provenienza o dell'origine, nonché la falsa indicazione del Made in Italy, anche attraverso segni, figure e quant'altro può indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce non sia di origine italiana, costituisce reato ed è punita ai sensi del citato comma 49 con l'articolo 517 del codice penale. Il 49b invece prevede che quando l'informazione sull'origine è fornita attraverso un marchio mendace tale da indurre il consumatore in errore a ritenere il prodotto sia di origine italiano, per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima utilizzato e il luogo ove è avvenuta la trasformazione sostanziale. Tale violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro, ridotta corrisponde a 20.000 euro entro 60 giorni. Inoltre è sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto, salvo che a proprie spese il trasgressore provveda alla regolarizzazione del sistema di etichettatura e dei documenti a corredo e l'autorità competente è la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura Artigianale, competente per il territorio dove ha sede l'azienda. La sede dello stabilimento, e qui affrontiamo l'argomento del 145 del 2017, fu introdotto quindi nel 2017 a mente di una delega al governo del 12 agosto 2016 numero 170, dove all'articolo 5 prevedeva delega del governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 1169 del 2011 e del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. E al comma 2 dice che i decreti legislativi di cui al comma 1, che il governo era delegato ad adottare, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012 numero 234, in particolare i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura
della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi e codici equivalenti, che consentono comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Quindi questa è la fonte della norma, perché il Ministero delle Politiche Agricole si accinse a emanare questa norma 145, che ha stabilito che sulle etichette deve essere riportata l'indicazione della sede di stabilimento con la località e l'indirizzo senza il nome del confezionatore per i prodotti a marchio. E se l'azienda dispone di più stabilimenti si possono riportare tutti, purché evidenziandoli mediante punzonatura o altro segno quello effettivo. L'indicazione della sede, pur non essendo disciplinata a livello UE, ma ci è stato demandato con una delega, deve essere riportata in etichetta secondo le modalità e la presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento 1169 del 2011. L'obbligo dell'indicazione della sede di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati, fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia, o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione Europea di Libero Scambio, l'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo, che è l'SEE, quando, pur essendo obbligatorio, non è necessario indicarla la sede dello stabilimento. La sede dello stabilimento si può omettere nei seguenti casi: se coincide con quello del responsabile commerciale indicato in etichetta, l'OSA, oppure B, se l'eventuale marchio in etichetta contiene già l'indicazione della sede dello stabilimento. La violazione del decreto legislativo 15 settembre 2017 145, il quale prevede l'indicazione della sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, è punita con la sanzione ai sensi dell'articolo 5,1, che va da 2.000 a 15.000 euro. Mentre il comma 2 sanziona il caso di imprese con più stabilimenti che non evidenziano quello effettivo di produzione e o di confezionamento, e va da 2.000 lo stesso a 15.000. Comma 3 invece sulle violazioni, sulle modalità di indicazione della sede dello stabilimento e o confezionamento, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 1169, con sanzioni che vanno da 1.000 a 8.000 euro. Non essendoci misure accessorie, sono applicabili sia l'istituto della diffida, previsto dalla legge Campolibero, qualora ne ricorrono le circostanze, che l'istituto della riduzione del 30% con pagamento entro 5 giorni dalla notifica. L'autorità amministrativa erogherà la sanzione e il dirigente del CQRF territorialmente competente. Tale norma legislative per problemi legati ad una presunta anomalia di notifica della stessa alla Commissione europea, pur al momento non abrogata, non viene sanzionata dal nostro Ministero in questo momento, che però consiglia agli operatori di attenersi alla stessa, perché è finalizzata a un'informazione corretta ai consumatori sulla conoscenza del luogo di produzione e o confezionamento, non disciplinata a livello europeo per gli altri paesi aderenti all'UE con il regolamento 1169 del 2011. Comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 135 del 2009, convertito nella legge 166 del 2009, prevedeva che uno o più decreti del MISE, di concerto con il MIPAF, il Ministero per le Politiche Europee e quella per la semplificazione, potevano essere definite le modalità di applicazione del comma 1 sul Made in Italy. Quindi i decreti ministeriali hanno un fondamento, sono stati abrogati per il sopraggiungere del 775 del regolamento che disciplinava l'articolo
16 dell'1169, in quanto quindi questi decreti erano quelli su prodotti trasformati a base di pomodoro, del latte. Il latte già era vigente e quindi non era soggetto a proroga perché già adottato dalla Francia con lo stesso criterio, e dei prodotti caseari trasformati, quindi il riso e l'origine del grano duro per le paste di semolo di grano duro. Sono volte alla tutela del consumatore sulla conoscenza dell'effettiva sede di produzione e o confezionamento dei prodotti agroalimentari. Qui una precisazione va fatta, la dottoressa, prima l'avvocato, mi ha tirato in ballo per quanto riguarda il grano duro, dice ma è la semola la materia prima. Beh, veramente la norma dice che l'indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per pasta di semola di grano duro, quindi il prodotto principale è il grano duro, che poi dal grano duro viene estratta la semola e va bene, non è una pasta di semola, è una pasta di semola di grano duro, quindi ai sensi del 775 l'origine è il grano. Gli altri tre decreti, quindi gli altri tre decreti, tranne quello dei lattiero-caseari, quindi sono stati prorogati, come già detto precedentemente, dalla normativa uscita due giorni fa, la proroga, e quindi in via sperimentale queste norme restano vigenti perché come non cozzano con la normativa 775 del 2018. Quindi la sanzione poi che è prevista per tutte e quattro questi decreti che sono ancora vigenti per la normativa italiana sono gli stessi che abbiamo visto per la violazione dell'articolo 16, quindi è l'articolo 13 del 231 del 2017. Quindi sono le stesse sanzioni che ho citato prima. Questo è per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio dell'autorità delegata per il Ministero delle Politiche Agricole, ed è l'aspetto più rognoso, perché giustamente poi tutti i nodi vengono al nostro pettine, tutte le sanzioni che vengono emanate da tutti gli organi di controllo, che all'uscita di questo 775, quindi fortunatamente è intervenuto il decreto del MISE, manca a farlo apposta, prima della scadenza dell'entrata in vigore del 775, che era il 1 aprile, che per il problema Covid ha tramandato e ha posticipato tutto dopo il 31 dicembre, per problema proprio di approvvigionamento di etichette che potevano far fronte a questa emergenza. Certamente il problema, come si diceva prima, è soltanto posticipato, ma nel frattempo bisogna che si cerchi di stare al passo della normativa europea, che ancora una volta ci ha dato un segnale che la realtà, che il consumatore deve essere tutelato. Io ricordo alcuni aspetti. Voglio ricordare una sentenza del giudice di Nocera Inferiore, che fu la prima ad essere emessa sul problema dell'Italia Sounding, quando arrivava il famoso concentrato di pomodoro dalla Cina, veniva il triplo concentrato, il quadruplo concentrato veniva soltanto diluito in Italia e la si voleva far passare come lavorazione sostanziale. Quindi un'aggiunta soltanto di acqua, quindi una diluizione del doppio concentrato, del triplo concentrato a semplice concentrato, passava poi come Made in Italy. E questo non era, perché la materia prima era di origine extraeuropea. Dopodiché anche l'immagine, io ricordo fino all'anno scorso, mi trovavo a dirigere l'Italia meridionale, e ci fu segnalato un'introduzione di peschi sciroppati provenienti dai paesi dell'est con tanto di etichetta del Vesuvio. Come ben sapete era una tradizione vesuviana, quella della pesca padovolana, la pesca gialla fatta a spicchi e messo sotto sciroppo. Ci copiano anche questo,
perché tutti i prodotti Made in Italy è una meta dei truffatori, perché giustamente io ho sempre detto che i prodotti Made in Italy, specialmente quelle a indicazione protetta, tipo IGP, DOP e così via, abbiamo la fortuna di produrli in un territorio unico, mentre una Ferrari si potrebbe tranquillamente dislocare in un altro paese europeo e continuare a fare la Ferrari, questo non può avvenire per i prodotti Made in Italy, perché sono legati strettamente al territorio e quindi devono essere prodotti per forza nella nostra amata Italia. Mentre gli altri paesi sono prodotti che vanno in tutto il mondo, cercano di copiarli. Rammento alcune cose tipo il parmesan, altri prodotti, l'aceto balsamico di Modena, il gorgonzolo fatto a cubetti, fatto in Germania e così via. Ce ne stanno migliaia che noi con l'ultima delega che abbiamo ricevuto con l'ex ufficio, tuteliamo i nostri prodotti come vengono tutelati anche i prodotti degli altri paesi europei, con uno scambio reciproco dei vari organismi di controllo. Quindi noi controlliamo i prodotti che vengono dagli altri paesi e riconosciuti dagli altri paesi se dovessero essere falsificati in Italia, e gli altri organismi in Europa controllano i nostri prodotti se vengono clonati e quindi vengono taroccati, proprio perché il valore aggiunto sul Made in Italy è forse una delle principali fonti economiche a cui l'Italia non può certamente rinunciare a causa di truffatori. E con questo ho finito, ringrazio tutti della collaborazione e siamo a disposizione per eventuali richieste di quesiti che possiamo, come diceva Capozzolo prima, possiamo rispondere eventualmente se sono poche in data odierna, oppure le possiamo trattare separatamente quando manderemo gli atti di questo convegno. Grazie. Grazie, ringrazio il dottor Raimondo. Sì, ecco, proprio relativamente ai quesiti che sono arrivati, devo dire che in realtà la maggior parte sono già stati evasi grazie appunto alle relazioni degli avvocati e del dottor Raimondo. Ecco, forse alcune aziende, ecco, richiedono più che altro dei chiarimenti, soprattutto sul discorso della sede di stabilimento di produzione, se appunto questa indicazione implica poi l'applicazione a catena del regolamento 775. Quindi ecco, vi chiedo magari di chiarire ulteriormente questo aspetto. Non so se vuole intervenire il dottor Raimondo, lascio la parola a lui volentieri, è solo per non cavalcare. Sì, certo. Prego, avvocato, può darla anche lei la risposta, tanto sarà univoca senza problemi. No, credo che, no, infatti, no, la indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento non implica l'applicazione del 775, a meno che non sia resa in maniera troppo enfatica, cioè di base è un'indicazione che ha ragioni sanitarie, non è un'indicazione di origine, così come non è un'indicazione di origine il nome ragione sociale del responsabile della commercializzazione, quindi sua sede. Non sono indicazioni di origine, sono indicazioni obbligatorie che hanno delle finalità diverse, ma nel momento in cui l'operatore le rendesse, in particolare la sede dello stabilimento, con un'enfasi un po' particolare, con una evidenziazione, una appunto enfatizzazione troppo eclatante, passatemi il termine, tale a quel punto da colpire l'attenzione del consumatore e dargli un messaggio invece di origine, indurlo a ritenere l'origine del prodotto, allora a quel punto ovviamente lo diventa e quindi va gestita in altro modo, ma di base in partenza non implica l'applicazione del 775. Credo che sia così, no? Che per il dottor Raimondo mi sembra
che questo fosse abbastanza chiarito dal Ministero delle Politiche Agricole anche. Sì, dottoressa, lo dice pure le linee guida della Commissione Europea al punto 2.1 quando fa riferimento all'OSA, e quindi non si considerano le ragioni sociali, non si considera la sede dello stabilimento come origine, quindi l'ha chiarito già la Commissione Europea questo eventuale dubbio. Grazie mille. Ecco, allora presento un'altra domanda relativa alla dicitura Made in Italy, o meglio 100% Made in Italy. Vedo che tanti partecipanti hanno appunto dei dubbi in merito e ci chiedono sostanzialmente se quando si scrive in etichetta un 100% Made in Italy, questo implica che comunica che tutti gli ingredienti utilizzati sono italiani, e quindi come comportarsi nel momento in cui si vuole utilizzare una dicitura di questo tipo. Anche qui non so se vogliano intervenire prima gli avvocati o il dottor Raimondo. Diamo sempre la precedenza al dottor Raimondo, quindi ci facciamo guidare da lui, come vuole lui. Beh, io credo che il 100% Made in Italy ci si riporta al 350. Il 350 è una norma attiva, e quindi, però, che dice? L'ho spiegato prima, che dire 100% Italia significa dal progetto fino alla commercializzazione deve avvenire tutto in Italia, dalla materia prima fino al confezionamento. Sì, questo peraltro è confermato, poi queste sono valutazioni che variano un po', no? A seconda dei casi, ma anche il garante della concorrenza del mercato in certi casi si è pronunciato proprio sul 100%, che è un rafforzamento, quindi anche a seconda di come è espresso, eccetera, almeno dal punto di vista comunicazionale, non vado in contrasto con quello che ha detto il dottor Raimondo, sono d'accordo, però se vogliamo prendere in considerazione anche i precedenti del garante, è un rafforzativo importante che induce, è già successo, a ritenere che tutto sia di provenienza italiana, quindi anche dal punto di vista, anche da questo punto di vista è così in generale. Certo, sì, grazie mille. Allora, intanto proseguo nello scorrimento dei quesiti che sono arrivati. Ecco, allora, leggo l'ultimo. Il cioccolato, la cui trasformazione delle fave avviene in Italia, è dunque italiano? L'origine è l'Italia? Io immagino che l'azienda in questo caso ci chieda origine ingrediente primario, cosa dobbiamo considerare? Oppure dobbiamo considerare il paese di provenienza delle fave? Cioè, come comportarsi, io immagino, in questo caso di fronte ai famosi ingredienti composti? Qui il cioccolato sarebbe un ingrediente dunque o il prodotto finito? Allora, non viene specificato. Però vedendo quella che è la domanda, insomma, io ho pensato immediatamente agli ingredienti composti, quindi il dubbio se si debba far riferimento quando su un prodotto finito c'è l'enfatizzazione di un ingrediente composto, che quindi potrebbe essere un ingrediente primario, qual è, cosa dobbiamo considerare come origine? Il problema è concreto, perché ci è già capitato in particolare col cioccolato gianduia, perché di volta in volta forse può essere utile vedere e ragionare sui componenti dell'ingrediente composto. Io credo francamente che se presentiamo un biscotto al cioccolato, con cioccolato, il consumatore italiano non si ponga tanto il problema della provenienza delle fave quanto quella del cioccolato. Altra questione potrebbe essere, ma questo è per dimostrarvi una valutazione caso per caso, se io vanto la presenza del cioccolato gianduia. In questo momento storico si è parlato molto delle nocciole, sono il componente preponderante nel senso di caratterizzante in termini generici, ovviamente, del cioccolato gianduia, perché senza quelle non si può fare, e allora lì sì, uno potrebbe chiedersi, legittimamente ritengo, se un prodotto che abbia fra i suoi ingredienti il cioccolato gianduia debba indicare, se sul prodotto si debba indicare la sola
origine di tutto il cioccolato gianduio ha posto il problema anche delle nocciole, poi dipende sempre da come è dato il messaggio, dal tipo di prodotto eccetera, però questo è per fare un esempio di valutazioni che possono essere differenti sugli ingredienti composti. Il cioccolato mi sembra che possa andare da sé, che quindi forse possa essere indicato come primario lui, badando alla sua lavorazione sostanziale, penso, non lo associerei immediatamente direttamente alle fave nella testa del consumatore, però ecco, mi confronto volentieri su questo. È utile ricordare anche il caffè, perché il caffè arriva verde in Italia, quindi poi la tostatura, le varie fasi della tostatura nelle loro variegata applicazione della tecnica della tostatura dà un aroma particolare, e poi delle miscele, perché poi anche il caffè, l'arabica, cioè il robusta, sono le varie varietà e la provenienza dai vari paesi che danno la caratteristica poi al prodotto finale, però la trasformazione sostanziale sia del caffè che della fava del cioccolato avviene prettamente in Italia, magari avessimo le condizioni climatiche per poter fare queste coltivazioni. Grazie, ecco sì, relativamente sempre alla trasformazione sostanziale, un altro quesito relativo alle olive, e ci viene chiesto, ecco, olive di diverse nazionalità, credo olio di oliva con olive di diversa nazionalità, se realizzato in Italia rappresenta una trasformazione sostanziale? Sì, in realtà ecco, per l'olio di oliva è la normativa stessa che indica che cosa è considerato norma, origine, quindi... C'è la norma comunitaria sulle olive che è trasformata in olio, perché la norma comunitaria dice che le olive trasformate in olio, la denominazione dell'olio ottenuto deve far riferimento all'origine delle olive. Quindi possono essere olio extravergine italiano prodotto con olive greche, quindi non può avere, l'olio non potrà mai essere italiano, ma sarà un olio trasformato in Italia con materia prima proveniente dalla Grecia o dalla Spagna o dalla Tunisia, potrebbe avvenire. Però, come ben sapete, questo è un diciamo è quasi una chimera, perché i costi di trasporto sono molto alti, quindi portare le olive dalla Grecia da 5 kg di ogni 5 kg di olive si ottiene un litro di olio, è impensabile portare il peso di 5 kg per ottenerne un chilo. Quindi con tutta la produzione che c'è in Italia preferiscono più portare l'olio trasformato dalla Grecia stessa con le stesse olive, perché se arrivano le olive in Italia devono acquisire poi la denominazione della provenienza delle olive. Diverso è invece per le olive in salamoia, le olive per uso alimentare, lì lo stesso, se fanno riferimento a determinate varietà che poi sono riconosciute a indicazione geografica, tipo l'oliva calamata, anche se viene dalla Grecia, non può riportare in etichetta il termine calamata, quindi sono olive che vengono in salamoia in Italia e devono essere vendute genericamente, senza denominazione di varietà e riferimenti che potrebbero costare poi con le denominazioni di origine dei paesi di produzione. Grazie mille, ecco io procederei vedendo l'ora con l'ultimo quesito, come avevamo detto all'inizio, quelli che non sono stati esplicitamente trattati verranno poi inseriti, verranno fornite risposte e saranno inviate con il materiale relativo alla giornata a questa mattinata. Ecco, l'ultimo quesito riguarda un tema che in realtà è già stato affrontato, ma che appunto vi chiedo di chiarire, quindi nel caso dei prodotti biologici, quindi dove c'è sicuramente il logo, l'indicazione agricoltura UE non UE, e dove magari c'è anche però un riferimento più esplicito, facciamo l'esempio all'Italia, quindi una bandiera italiana, bisogna indicare l'origine dell'ingrediente primario? Vi chiedo soltanto quest'ultimo chiarimento. Ok,
l'incensazione. Ma il 775 non si applica ai prodotti biologici? Quindi tendenzialmente no, le ritengo. Sì, questo è stato anche chiarito peraltro dalle linee guida, se non erro, c'era esatto. Proprio un punto specifico. Quindi anche nel caso in cui ci siano degli ulteriori riferimenti, bandiera italiana, made in Italy, eccetera, comunque trattandosi di bio. Ma anche perché per la norma sui bio deve essere già indicata. Sì, come origine delle materie prime. Sono regolamentate a parte con la normativa sul bio, quindi anche i prodotti prodotti all'estero che sono biologici, ci sono una serie di normative che in etichetta vanno esplicitate. Quindi anche la trasformazione con materia prima che venga dall'estero, prodotto bio, e venga trasformata in Italia, acquisisce la provenienza del prodotto bio, perché c'è la certificazione degli organismi poi di controllo degli altri paesi e che ci sia poi la corrispondenza col paese in cui viene trasformato o commercializzato. Perfetto. Ecco, io vi ringrazio, vi chiedo eventualmente se avete qualche altra considerazione oppure suggerimento pratico da fornire in chiusura ai partecipanti. E altrimenti, ecco, vi ringrazio. Sì, vedo che il dottor Bongiovanni vuole intervenire. Volevo chiedere fare una precisazione, nel frattempo fare una domanda trasversale, perché si è parlato molto di consumatore finale e di tutte le tutele che appunto sono state pensate, fatte per quello che riguarda l'ingrediente primario, pensando al consumatore finale. Ci sono però tanti trasformatori che fanno prodotti che poi diventeranno materie prime, che poi successivamente diventeranno, diciamo, B2C, quindi prodotti al consumo. Per cui la domanda trasversale è: come ci si deve comportare per non incorrere in sanzioni e per essere a posto con la legge? Per chi produce materie prime che non sono destinate direttamente al consumo, ma che diventano poi materie prime. Quali sono gli obblighi? Sono gli stessi obblighi o non sono obbligati a indicare l'origine della materia prima? In questo caso faccio l'esempio concreto, è quello della farina sicuramente, e colgo l'occasione di quello che ho sentito appena dire per il caffè, se si fa una miscela di caffè, si può definire caffè italiano, se ho capito bene, vi chiedo conferma. Se si fa una miscela di grani e non si può definire una farina italiana, o si può definire una farina italiana anche se i grani non sono tutti della stessa provenienza. E aggiungo e chiedo un chiarimento per quello che riguarda il 50, più o meno del 50%. Quando si utilizza materie prime superiori o inferiori al 50%, cambia qualcosa o possiamo dobbiamo essere al 100% per poter dichiarare prodotto italiano? Grazie. Io credo che la domanda è pertinente, però il problema non si può trovare la scappatoia per evitare la norma. Quindi, se la farina non acquisisce perché i grani possono essere di varie origini, se si vuole certificare che il prodotto è italiano, c'è la normativa sulla tracciabilità, il 178, il regolamento 178, che prevede la tracciabilità completa, e quindi qualora ci sia tracciabilità della materia prima fino alla trasformazione, si può riportare in etichetta l'indicazione che il prodotto è interamente prodotto con materie prime italiane e trasformato in prodotto trasformato, come, scusate la cacofonia. E invece, per quando vi è miscela, certamente non può mettersi il 51% di grano italiano e il 49% che viene dall'estero e acquisire la nazionalità italiana. Si farà una farina generica senza indicazione dell'origine. Bene, se ci sono altre puntualizzazioni, qualcosa che volete dire, se no potremmo anche, guardo ancora un attimo la chat, ma mi sembra che abbiamo dato spazio a tutte le richieste, tutti gli incontri. Vediamo un attimo se c'è qualche altra domanda. Mi sembra tutto bene, sì, non ce ne sono altre, quindi io vi invito soltanto a aspettare soltanto proprio un minuto, casomai arriva ancora
qualche domanda, così verrà evasa, se no le altre ovviamente se ci sono potete scriverci, mandarci una mail e poi ovviamente approfondiamo. Soltanto quindi un minuto e poi terminiamo l'evento o casomai se ci sono altre domande le approfondiamo. Chiedo se i relatori possono ancora fermarsi qualche minuto solo per vedere se c'è qualche domanda, ditemi voi come siete messi. Giorgia, no, noi siamo messi bene. Nel frattempo volevo chiedere solo una precisazione, sì, al dottor Raimondo per capire meglio, ma sono io la sua risposta, cioè nel caso di una miscela di farine, voglio dire, se io faccio le farine e la miscela in Italia, ho capito che l'ingrediente primario sarebbe il grano, ciò nonostante, poi... lei diceva se io ottengo la farina da diversi grani, nel senso da grano proveniente da diversi paesi, cioè il 51% di quel grano che arriva dall'Italia, il 49% dall'estero, non lo dichiaro. Era solo per capire meglio, dottor Raimondo. No, va dichiarato, però il problema è che non si può fregiare del termine Italia, dirà che quella farina è prodotta da grano del 51% di un paese italiano e gli altri sono paesi europei oppure extra UE, quindi al consumatore bisogna dare sempre delle informazioni chiare e precise. Grazie. Ecco, se i relatori non hanno ulteriori considerazioni, ulteriori osservazioni, io ringrazierei appunto i relatori per la partecipazione e i 120 partecipanti ancora online. E, ecco, ripeto, ribadisco, riceverete le slide che sono state presentate e le risposte per quelle che sono le domande che non siamo riusciti a gestire nelle poche ore che avevamo a disposizione per questo approfondimento specifico. Vi ringrazio e auguro una buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie mille a voi, arrivederci, buona giornata, grazie. Grazie, arrivederci a tutti.